Thank you. Allora, buonasera, bentrovati, nuovo incontro di Incontri di Astronomia, come avrete fatto caso anche se la sigla dice Ivan del Vecchio. E questa sera lo sostituisco perché Ivan è in giro per l'Europa a raccogliere dati ai radiotelescopi. Troviamo, ritroviamo l'amica, la professoressa Pia Astone, che ringraziamo di essere qua. Ciao Pia, bentornata a casa. Grazie a voi. Ah, Qui, chi finora ha vissuto sulla Luna e non ci ha mai seguito, la, diciamo due parole su, su, su Pia, dirigente di ricerca INFN al Dipartimento di Fisica alla, alla Sapienza di Roma, alla Sapienza Università di Roma. Dal 1988 all'INFN, dal 1990 passa a responsabile dell'analisi dei dati per la ricerca delle onde gravitazionali da stelle di neutroni. È già coordinatore scientifico e co-coordinatore della collaborazione Laico Virgo dal, mila, dal 2012. Eh, è stata con noi ormai diverse volte, dal 2017, da quando è cominciata l'astronomia multimessaggera. Ci siamo persi insieme soltanto in pratica la prima onda del 2015, <ride> che poi, tra l'altro, era firmataria del, de, dell'articolo, una dei sei firmatari però per il resto tutto il cammino delle onde gravitazionali l'abbiamo fatto insieme grazie a Interventi Spot ma anche grazie a due corsi uno sui segnali delle onde gravitazionali e poi l'altro su le onde gravitazionali come diciamo, marker della presenza di, di materia oscura e l'evoluzione ci porta a un uh, nuovo run previsto anzi in atto per, uh, per questi rilevatori di, di, di onde gravitazionali e quindi oggi facciamo un bel... E scursus e andiamo a vedere che cosa ci aspetta da, da questo nuovo run. Io intanto interrompo la condivisione e la lascio ovviamente bene, a te. Vado. e ripeto, se avete domande, potete farle sia alzando la manina eh, elettronica su Zoom, vi diamo la parola, sia anche scrivendo in chat, insomma, senza problemi. Va bene, allora, grazie Stefano e grazie a tutti voi, ovviamente. Mi fa molto piacere, come già sapete, insomma, eh, essere con voi e raccontarvi insomma, qualcosa legata all'evoluzione diciamo, della ricerca delle onde gravitazionali. Devo dire, mi stavo preoccupando appunto che quest'anno non avevo fatto nulla, quindi sono molto davvero molto contenta. <ride> Ma ovviamente, ecco, come diceva Stefano, insomma, abbiamo fatto un bel percorso insieme e quindi grazie della fiducia e della rinnovata fiducia. Quello che vi cercherò di raccontare stasera è effettivamente cosa c'è di nuovo in sostanza, quindi cosa ci aspettiamo con il prossimo run scientifico. Vi spiego, cerco di spiegarvi anche un pochino appunto cosa vuol dire un nuovo run eh, rispetto a quello passato, rispetto a quello che ha portato alla prima detection, cioè perché ogni tanto ci interrompiamo e poi parliamo di un nuovo run scientifico. Quindi. Intanto la collaborazione da quando abbiamo fatto il primo incontro appunto nel 2017 ad oggi si è diciamo estesa e adesso vedete sulla destra questo logo, quello in basso qui a sinistra ancora non è aggiornato perché il video è vecchio, adesso siamo appunto l'Aigo Virgo Kagra nel senso che il rivelatore Kagra in Giappone è diventato proprio appieno parte della nostra rete e network di collaborazione e quindi abbiamo proprio anche ecco, cambiato, cambiato i loghi e si lavora insieme da tempo con i colleghi giapponesi, ma finalmente da questo run, diciamo, seppur come ora vedremo con una sensibilità un po' limitata, però diciamo i colleghi sono entrati a pieno nella collaborazione. Voi dovreste già dalle lezioni passate, insomma, aver capito che effettivamente per questo tipo di ricerca è molto importante avere una rete di rivelatori, quindi più rivelatori che in modo indipendente prendano dati e essendo dislocati diciamo il più possibile eh, lontani tra loro. Questo al fine proprio di ridurre le, gli effetti diciamo dei rumori che sono localizzati diciamo nella zona o addirittura anche all'interno del rivelatore. Allora inizio con eh, dire proprio in breve quali sono diciamo ad oggi i principali obiettivi scientifici delle nostre ricerche, e quindi di questo prossimo run. Io questa, diciamo, mh, eh, diciamo, chiamiamola, non so, piccola lezione di oggi eh, parlerò appunto de de del run attuale e arriverò anche un pochino a parlarvi dell'Einstein Telescope, visto che eh, è veramente un argomento molto molto attuale che suscita un grande interesse. Poi se vorrete in futuro possiamo fare una lezione più approfondita e quindi diciamo che mh, vi, vi farò anche notare un po' di differenze, cioè per, per farvi capire perché mai adesso stiamo facendo delle cose tanto belle, ma qual è la necessità di fare dei rivelatori ancora migliorati e in cosa sono migliorati. Allora, mentre eh, nel diciamo... Mh, nei primi anni nei quali si sono cominciate queste ricerche eh, di onde gravitazionali, chiaramente l'obiettivo scientifico era la rivelazione delle onde gravitazionali e diciamo che già quello è stata una cosa molto molto importante. A mano a mano che il tempo è passato dalla prima rivelazione ad oggi, chiaramente abbiamo sempre di più non solo capito noi stessi ma dimostrato alla comunità scientifica di essere in grado con i nostri rivelatori veramente di fare le cose che vedete qui dettagliate e che sono le cose che attualmente stiamo facendo. Quindi diciamo veramente degli studi di fisica fondamentale intendendo studi legati all'astrofisica, ma anche alla comprensione della fisica nucleare. Oppure studi di fisica fondamentale, questa volta legati alla relatività generale e quindi alle verifiche di relatività generale, possibili estensioni di modelli di relatività generale. Anche se questa è una cosa che dobbiamo vedere per un futuro un pochino più lontano, però ci si sta lavorando oggi. E possiamo dire, e vi mostrerò anche in questa lezione, cose importanti riguardo proprio alla cosmologia, quindi all'evoluzione dell'universo, del, in particolare al famoso parametro che è la costante di Hubble, quindi l'espansione dell'universo. Poi vedremo che con Einstein Telescope potremo fare anche di più. Chiaramente la nascita dell'astronomia multimessaggera è quella che vi ha citato Stefano prima, diciamo quando noi abbiamo cominciato a fare le lezioni, appunto è stato i nostri incontri, è stato proprio eh, dopo l'evento di agosto 2017, quando a seguito della coalescenza e quindi dell'osservazione da parte nostra di un fenomeno in cui due stelle di neutroni eh, si sono fuse e abbiamo praticamente potuto dimostrare noi insieme ai colleghi di tutta la comunità astronomica e astrofisica di essere in grado di osservare tutti uno stesso punto di cielo, ciascuno per tirarne poi le conseguenze legate alla capacità delle proprie competenze e dei propri strumenti, quindi la nascita dell'astronomia multimessaggera. Abbiamo poi iniziato, questo adesso al momento sono solamente diciamo, delle cose che facciamo quasi per che poi saremo in grado in futuro davvero forse di dire qualcosa a fare degli studi legati alle ricerche di materia oscura e su questo abbiamo fatto praticamente un, un intero corso quindi poi magari se volete un, una sintesi su quello che possiamo fare ne, ne possiamo parlare per fare tutto questo è molto importante eh, mettere in piedi e oltre che rivelatori sempre più sensibili come ora vi mostrerò anche delle appropriate procedure di analisi che migliorano sempre non è che una volta che abbiamo sistemato non so gli algoritmi per cercare la qualescenza di due stelle di neutroni poi ci accontentiamo dobbiamo andare avanti fare sempre meglio per cercare di essere sempre più sensibili e abbiamo bisogno di modelli dei fenomeni che vogliamo osservare quindi delle sorgenti che mettono queste onde gravitazionali sempre migliori. E quindi in questo la collaborazione anche con chi fa un lavoro, diciamo, se volete più fenomenologico, quindi non solamente di strumento o di analisi del segnale, abbiamo bisogno, appunto, con le tecniche di calcolo, di essere sempre più bravi e quindi saper utilizzare veramente la tecnologia mh, più, più avanzata, quella diciamo, eh, più, di, più di punta, quindi grossi centri di calcolo. E parallelizzazione di codici insomma dobbiamo andare sempre avanti ecco quello che facevamo qualche anno fa oggi non va più bene perché in realtà la tecnologia è andata avanti e noi ci dobbiamo adeguare per poterla diciamo utilizzare e fare sempre sempre di più quindi c'è una spinta veramente ad andare sempre avanti da tutti i punti di vista bene e da dove è cominciato diciamo tutto questo quindi il primo evento che, che sapete ma che non posso non citare Ovviamente che ci ha dimostrato che veramente siamo in grado di rivelare le onde gravitazionali e da queste di studiare le caratteristiche delle sorgenti. È stato appunto questo evento che vedete qui, la coalescenza dei due buchi neri, misura fatta il 14 settembre 2015 con i due rivelatori LIGO, Virgo all'epoca ancora non era rientrato in misura, e che ha prodotto un segnale che a terra ha dato un effetto. Eh, di quello che noi chiamiamo l'ampiezza dell'onda a dimensionale questo è il solido numero che ormai avete visto varie volte chiamiamo lo strain è un delta l su l quindi un numero che non ha dimensioni di 10 alla meno 21 che vuol dire un metro deformato di 10 alla meno 21 l'altro evento che eh, ci ha veramente confermato è mh, che quello che ci aspettavamo appunto poi fosse vero, è stato quello di cui ho parlato prima, e quindi l'osservazione da parte dei nostri tre rivelatori, perché questa volta Virgo era in misura e quindi ha contribuito in modo importante soprattutto alla localizzazione dell'evento, tre rivelatori gravitazionali, 100 telescopi, tutti ad osservare un punto di cielo dove due stelle di neutroni si erano fuse e avevano appunto eh, generato diciamo tutta quella cascata di fenomeni dei quali insomma avrete sicuramente sent sentito parlare non solo nelle mie lezioni, ma insomma se ne è appunto parlato veramente tanto. Bene, allora da allora ad oggi vediamo un pochino che cosa è successo e quindi perché vogliamo andare avanti. Allora vedete in questo grafico, che vi ho mostrato credo anche qualche altra volta, ma è molto importante, vedete in ascissa giorni il nostro tempo zero è proprio il 14 settembre 2015, quindi quando abbiamo osservato il primo evento, quello che, che vi ho mostrato prima. Qui vedete con questi colori, o 1, 2, o 3A, o 3B. Con, con O indichiamo Observing Run, cioè il run eh, di osservazione, run scientifico, eh, che indica appunto la presa dati. Quello che vedete nell'ordinata è il numero di eventi rivelati in modo cumulativo, quindi sommandoli in sostanza. Vedete come è cambiata la situazione? Perché vedete che in questo ranno 1, che era durato poco più di 100 giorni, in quel numero di eventi rivelati, lo possiamo proprio contare così, 1, 2, 3 in sostanza. La sensibilità poi evidentemente è aumentata, perché nel ranno 2 siamo andati un pochino meglio, ma forse non tantissimo, perché vedete comunque, insomma... Numero di eventi è aumentato, però non in modo proprio significativo. Con il terzo run scientifico, che è al momento l'ultimo, diciamo, completato, e vedete questa crescita pazzesca: ossia, noi siamo passati da poche unità di eventi eh, di, eh, rivelati a un numero che è quasi 100, e in questo modo, proprio con una crescita veramente importante. Questo perché la sensibilità del rivelatore. È migliorata tanto de, tra, tra al, de, de, rispetto al run, al, al secondo, e anche rispetto al primo. Beh, adesso questo run si è concluso e noi abbiamo iniziato quello che chiamiamo O4, quindi il quarto run di osservazione. Questo A e B è perché c'è stata un'interruzione di un mese e mezzo durante la quale sono stati fatti dei miglioramenti. Anche questo è stato schedulato prima, cioè non è che è successo qualcosa e ci siamo dovuti fermare. È proprio che era stato deciso che dopo sei mesi sarebbe fatta un'interruzione di un mese per fare alcuni miglioramenti nel, eh, nell'apparato. E l'ultima eh, cosa eh, sì, dimmi. Ha par parlato di parallel parallelizzazione di codici, hanno chiesto sì. una piccola spiegazione su che, che cosa si Ah, perdonate, sì, sì, l'ho detto. Allora, beh, io so che tu sei super esperto, sono andata. Allora, eh, vuol dire che effettivamente dobbiamo essere in grado quando mh, facciamo eseguire un algoritmo di distribuirlo nel modo mh, più ottimizzato possibile nelle strutture di calcolo che abbiamo. In particolare utilizzando anche quelle che si chiamano le GPU, cioè le graphical eh, units, anziché le CPU che sono quelle normali, che effettivamente consentono di fare i conti in parallelo e non in cascata uno di seguito all'altro. E questo chiaramente è un modo ottimizzato di utilizzare risorse, le risorse di calcolo e ci consente di eseguire dei conti diciamo, in un tempo più breve, ecco, quindi... E chiaramente per noi è molto importante perché considerate che se abbiamo preso un anno di dati non possiamo metterci due anni a analizzarli, ci dobbiamo mettere un tempo che è breve e allora dobbiamo scrivere gli algoritmi in un modo tale da utilizzare bene le risorse di calcolo che abbiamo. Non so se la risposta va a sì, 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 essere più precisa. <ride> allora e, Bene, quindi questo è stato eh, l'ultimo diciamo risultato. Se vogliamo dire, veramente importante, poi ce ne sono stati altri riguardo alle rivelazioni fatte eh, con i primi tre run scientifici, quindi dove eravamo fino a poco fa. È stato un, un articolo pubblicato nel 2021 eh, denominato il terzo catalogo delle rivelazioni gravitazionali. Ossia, in Ascissa abbiamo semplicemente un numero d'ordine, in ordinata abbiamo espresse in masse. Solari, quindi quante volte rispetto al Sole è la massa, tutti gli eventi che abbiamo rivelato. Allora, per esempio, il primo, il mio mouse lo vedete, vero? Mi vedete io che muovo il mouse? Sì, sì. Okay. Allora, il primo, questa è una breve introduzione per chi magari non, non ha sentito proprio tutto, sennò no. Allora, eh, vedete il primo che cosa vuol dire questo? Beh, che avevamo un buco nero di una trentina di masse solari, la sua massa era circa 30 volte il nostro Sole, che si è scontrato, mh, quindi si è fuso insieme ad un altro un pochino più grande di massa, una quarantina di volte il nostro Sole, un po' di e per eh, produrre onde gravitazionali, che sono quelle che abbiamo misurato, e chiaramente resta qualcosa, perché ovviamente insomma, la massa si conserva, e resta un terzo oggetto, che in questo caso è sempre un buco nero che ha una massa pari alla somma dei primi due meno la massa e quindi l'energia persa proprio per emissione di onde gravitazionali. Quindi vedete che in questo grafico sono tutti a, a tripletti, perché ci sono i primi due e il terzo, i primi due e il terzo. Abbiamo anche disegnato proprio, vedete i palloccoli, insomma un po' più grandi quando la massa era un pochino più grande, un po' più piccoli quando è più piccola. E notate però una cosa, quello che è blu sono buchi neri, quello che è arancione sono stelle di neutroni. Allora questo è il famoso primo evento, quello di cui abbiamo Abbiamo parlato prima, quello avvenuto il 17 agosto 2017, la nascita dell'astronomia multimessaggera. Allora, Vedete che c'è un po' uno svuotamento qui tra 2 e, e, e un po' sotto 10. Questo, diciamo, se volete, è quello che noi chiamiamo mass gap e che magari. Mm, ci fa capire anche perché sia così importante. Lui dice: Vabbè, ne Avete misurato 1, 2, 3, 100, ma perché ne volete misurare di più? Insomma, che ci dovete fare ormai? Insomma, abbiamo imparato tante cose. Beh, c'è tantissimo da imparare e aumentare il numero di rivelazioni anche di questo tipo, cosa che abbiamo già fatto. E quindi rivelazioni che abbiamo già fatto, è molto importante perché ci consente di fare studi di popolazione. Come sono distribuite le masse? Per esempio, vedete qui, il più grosso l'abbiamo osservato, era una massa quasi 200. In realtà, ecco, uno dei goal delle nostre nuove ricerche è quello di cercare di essere più sensibili a eventi con masse eh, di questo tipo più grandi, il che ci consentirebbe di capire se qui c'è uno svuotamento perché non siamo capaci noi di rivelarli, vedete qui sono un po' di meno di questi che stanno in mezzo, oppure perché effettivamente ci sono meno buchi neri con queste masse. E questo è importante per capire qual è il canale di formazione e la loro evoluzione. Quindi ad oggi fino a 3 i nostri rivelatori non erano abbastanza sensibili a masse sopra 100. Ora mh, riusciamo ad andare un pochino meglio e adesso ve lo faccio vedere. Da quest'altra parte, la, noi sappiamo che le stelle di neutroni, effettivamente, proprio per come sono fatte, eh, hanno una massa che è 1,4 volte quella del nostro Sole. Vedete che qui no, uno non si aspetta che possa esistere una stella di neutroni di masse superiori a questo valore. Qui vedete che questi palloccoli arancioni effettivamente stanno qui, ma abbiamo delle situazioni che abbiamo disegnato un po' celesti e un po' arancioni. Cosa vuol dire? Che effettivamente, guardiamo questa dove sto adesso. E qui, date diciamo, le incertezze, questo 2, possiamo pensare che sia 1,4 e sia compatibile con quello che ci aspettiamo. Due stelle di neutroni si sono scontrate. Dopodiché, l'oggetto rimasto noi abbiamo stimato una massa di circa tre volte il nostro Sole. Ora il problema è, ma questo è un buco nero molto piccolo oppure una sella di neutroni molto grande? E, e questa per noi è una domanda molto importante perché cioè, ad oggi difficile immaginare che possano esistere buchi neri così piccoli, a parte quelli di origine primordiale, oppure qualcosa ecco, che si possa essere formato in questa situazione. E quindi perché un buon nero o una stella di neutroni? Quest'altra situazione, qui, sulla quale sto mettendo il puntatore adesso, è ancora più critica perché qui l'oggetto di partenza ha una massa che è circa due eh, volte, 2,5 volte il nostro Sole. Ecco, questo oggetto, secondo le teorie, diciamo, più note, teorie, anche osservazioni, non dovrebbe proprio esistere perché una stella di neutroni così grande. Non dovrebbe essere stabile. Un buco nero così piccolo non si può formare a meno di non pensare a un canale di formazione diverso da quello di cui abbiamo parlato altre volte. Io sto dando per scontato che lo sappiate e quindi lo ripeto: da quello stellare. Ossia, i buchi neri si possono. Uno dei processi per far nascere i buchi neri è quando una stella più massiva del nostro Sole parecchio più massiva, dopo il suo ciclo vitale, esplode con l'esplosione di supernova e a quel punto eh, fa questo rimbalzi su se stessa, esplode e implode e alla fine resta un core molto compatto che a seconda della sua massa e densità può dar luogo poi e decadere in modo stabile a una stella di neutroni o a un buco nero. Ma in questo processo noi ci aspettiamo masse più grandi di, 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 di questa. Ecco, l'unica possibile canale di formazione ad oggi noto per buchi neri così piccolo è la natura primordiale degli stessi e questo poi ci porta anche all'idea dello studio della materia oscura. Ma questo in realtà quindi è importante vederne altri. Ne abbiamo visto così, al limite un po' cruciale, abbiamo visto questo, abbiamo visto quest'altro e, e quindi poter riempire un po' di più questa zona vuota oppure non riempirla e quindi capire che effettivamente questi oggetti al limite non esistono oppure magari ne esistono molto pochi perché sono dei canali di formazione particolari è una cosa davvero molto importante. Quindi gli studi di popolazione che già abbiamo fatto e che possiamo continuare a fare su questi oggetti sono davvero molto molto importanti. Poi ci sono altre caratteristiche che sono per esempio come ruotano, quindi quello che è il loro spin, quello che è il, se hanno questi gli spin, quindi questi momenti angolari di rotazione che loro hanno, se sono paralleli o antiparalleli, questi ci danno informazioni su come si sono formati questi oggetti. Le cose più particolari che abbiamo visto ad oggi sono queste che vi sto segnalando qui. Eh, abbiamo osservato un, eh, un, la, la formazione di un buco nero di circa 140 volte la massa del nostro Sole, che è un oggetto molto particolare. Questo è quello che vi ho segnalato prima, non sappiamo se abbiamo trovato un buco nero molto leggero o una stella di neutroni che viola quello che sapevamo, quindi troppo pesante. E poi abbiamo anche osservato il merger di due buchi neri, chiaramente buchi neri per come sono le masse, eh, che hanno masse tra loro molto molto diverse, quindi uno ha una massa 30 volte il nostro Sole, quindi abbastanza grandino e l'altro abbastanza piccolo che otto volte il nostro Sole. Ecco, dallo studio proprio delle caratteristiche dei segnali osservati da onde gravitazionali di questi oggetti si possono comunque capire cose sulla popolazione. Però appunto tre particolari sono molto pochi e ci piacerebbe potermi osservare di più per. Capire meglio appunto come si sono formati e come evolvono. E quindi vediamo dove siamo adesso. Allora, il nuovo run scientifico è iniziato alle 15 del 24 maggio e io, per correttezza, giustamente non posso nascondermi dietro un dito, vi dico che in realtà il run scientifico è iniziato per i due rivelatori Laigo e per il rivelatore Cagra, non per Virgo. E questo è, diciamo, il comunicato stampa che abbiamo fatto dicendo: Durante O4 ci aspetteremo, l'ho lasciato in inglese perché come l'abbiamo fatto, ci aspetteremo di osservare fenomeni ancora più energetici e quindi capire. Ancora di più qualcosa sulla natura del nostro universo. Io ci metto sempre la Crab che è quella che vedete sotto perché voi già lo sapete che il mio sogno è trovare poi le onde gravitazionali dalla Crab o da qualcosa di simile che è una pulsar nella nostra galassia osservata nell'elettromagnetico. E questa è l'emissione. Queste sono immagini ottenute combinando osservazioni di telescopi quali Hubble. E, oppure di altre, diciamo, nel nostro universo, anche, nel nostro, scusate, nella nostra galassia, anche quelle non osservate in, con l'emissione elettromagnetica. E neanche avevamo iniziato il RUN, perché sapete, quando iniziamo un RUN, vi ho detto, scusate che non so che mi è successo, quando abbiamo iniziato il RUN il 24 maggio, in realtà noi sempre eh, facciamo qualche giorno prima, anche un mese prima, quello che chiamiamo un Engineering Run eh, ER ranno ingegneristico e in realtà già durante il ranno ingegneristico avevamo trovato qualcosa di particolare, qualcosa che abbiamo pensato fosse un evento e abbiamo fatto, perché adesso lavoriamo così, subito una, una circolare per informare i colleghi della comunità astronomica, astrofisica, ma tutti perché queste sono pubbliche, e che avevamo visto qualcosa che poteva essere la, il, il merger sempre di un sistema binario di questo tipo. In realtà poi i, run, i dati dei run così engineering, quindi non scientifici, noi non li guardiamo a meno che non ci siano cose particolari e questo comunque ve lo dico anche tra un pochino, ma voglio ricordare a chi non lo sa che la prima detection è stata fatta con un run engineer, di, di engineering run, cioè il run ufficiale ancora non era partito. Ma col fatto che c'è stato un evento così particolare, poi siamo ritornati indietro a controllare le caratteristiche dei rivelatori, eccetera. Abbiamo deciso che poteva diventare un run scientifico, e il risultato era troppo importante per buttare quei dati, insomma, e considerarli semplicemente un test, e abbiamo fatto bene, ovviamente. E io beh, non capisco perché, mi, scusate, ma mi sono persa la. la non capisco una. Un, mi, mi, mi manca. Mi mancano le slide di Virgo, non ho capito che è successo. Va bene, ve le dico a parole, non so bene che succede perché ce l'avevo. Va bene, lo dico a parole. In realtà, quello che poi eh, succede è che Virgo non è riuscito a entrare in misura. Abbiamo un problema tecnico legato al fatto che mh, nel mese di ottobre-novembre è caduto uno specchio perché si sono rotte le fibre che lo sorreggevano. All'epoca abbiamo perso, diciamo, un mese. E praticamente lo specchio insomma, è stato riparato, non sostituito ed è stato poi reinserito nella torre. È stato un lavoro abbastanza complicato. Dopodiché abbiamo accumulato ritardo e accumulando ritardo, quello che è successo è che alla fine adesso non siamo riusciti ad entrare nel run perché non abbiamo la sensibilità effettivamente che serve. Allora abbiamo discusso tantissimo, è stata una cosa abbastanza lunga e faticosa, ci è dispiaciuto moltissimo non poter entrare nel run insieme a, a Laigo e a Cagra e però diciamo che abbiamo preferito lasciar lavorare i colleghi che fanno commissioning, che si tratta appunto la messa in, in funzione dell'apparato per eh, far sì che magari tra un paio di mesi anche Virgo potrà entrare con una sensibilità, diciamo, eh, buona. Allora, perché? Eh, cosa vuol dire appunto i nuovi atti? Yeah, ti posso servire e... le slide su Virgo, ce l'avevo dalla 17 in poi sulla presentazione. Ah, chissà sa, allora l'ho messo dopo io, sono io che non mi ricordo. Vabbè, tanto andiamo avanti, comunque. Okay. Per... <ride> Ma può essere forse che l'ho messo dopo. Allora, eh, a questo punto, cosa vuol dire? Perché, diciamo, appunto, facciamo i run e interrompiamo. Perché, come diciamo più o meno avete eh, già capito, la nostra è una lotta veramente continua alla, alla riduzione dei rumori. Cosa vedete qui? Allora, è nascissa la frequenza in ordinata, diciamo, un esempio di quella che appunto è quello che poi ci porta alla sensibilità, la nostra eh, a, eh, ampiezza eh, spettrale, uno su radice di HS in unità. Allora noi abbiamo a basse frequenze siamo dominati dal rumore sismico, a frequenze intermedie dal rumore termico e a frequenze più alte dal rumore shot, quindi dalla natura quantistica della luce. Ci sono vari modi per controllare e per ridurre l'effetto di questi rumori e questo diciamo che lo sappiamo far bene e ci sono delle cose che possiamo a mano a mano piano piano migliorare per far sì che questa curva diventi sempre più bassa. Allora, praticamente i, 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 abbiamo, per quanto riguarda il rumore sismico, l'avete visto già altre volte, queste, queste torri alte 10 metri nelle quali noi appendiamo gli specchi. E chiaramente queste sono fatte così, non è che le abbiamo cambiate adesso, ovviamente. Per quanto riguarda il rumore tecnico, si può migliorare la qualità, per esempio, degli specchi, utilizzare quindi dei materiali migliori, sia per gli specchi che per le sospensioni, perché i cavi con i quali gli specchi sono appesi sono molto importanti, perché questi trasmettono appunto del rumore al, 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 agli specchi stessi e quindi devono essere fatti con materiali molto particolari. In futuro, Chiaramente la parte del rumore sismico sarà curata facendo rivelatori sotterranei, perché andando sottoterra l'effetto appunto della sismicità della Terra si riduce. Invece l'effetto del rumore termico, come dice la parola stessa, lo si riduce con, utilizzando criogenia, quindi raffreddando chiaramente non tutti i tre chilometri di braccia, ma raffreddando gli specchi. E... E questo futuro è già attuale in realtà in CAGRA, perché CAGRA è un rivelatore che è già sotterraneo ed utilizza criogenia, però devo dire che stanno sperimentando un pochino di problemi per cui la loro sensibilità attualmente è molto limitata, però in questo i colleghi sono veramente avanti. Invece il rumore shot, che è questo di alta frequenza, lo si cura per esempio aumentando la potenza del laser, eh, cosa che però eh, aumenta gli effetti di pressione di radiazione che è un altro tipo di rumore. Quindi in sostanza diciamo è un de equilibrio delicato tra eh, nuove tecnologie per cercare di abbattere il contributo dei rumori, di limitare le dissipazioni di potenza dal laser e in particolare adesso quello che si è fatto è che si è aumentata la potenza del laser, e questo sia per Lago che per Virgo, riuscendo a ridurre il contributo di rumori in questa parte. Questa parte è molto importante perché ci consente di vedere meglio appunto, gli eventi di, eh, di alta frequenza. Poi si sono fatti miglioramenti anche in questa regione intermedia applicando Que delle tecniche che chiamiamo appunto di signal recycling, power recycling che consentono appunto di recuperare parte della potenza eh, persa. Badate che aumentare la potenza del laser è molto complicato perché porta appunto ad altri effetti e anche a volte a difficoltà di tenere stabile lo strumento. Quindi, questo è essenzialmente quello che si è fatto nel passare da O3 ad O4. E, bene, allora, vedete, noi come figura di merito. E, mh, mh, proprio nell'ambito della comunità e anche con i colleghi e utilizziamo questo il, il range osservativo per binary neutron stars cioè per osservazioni del merger da stelle di neutroni e lo chiamiamo l'orizzonte noi vogliamo andare sempre più lontano guardiamo la riga di laigo e vedete il primo ranno osservativo quello che ha portato la detection noi potevamo arrivare a una distanza di 80 megaparsec da noi, considerate che un parsec sono 3,26 anni luce, quindi per passare da uno all'altro dovete praticamente dividere per 3, bene? o moltiplicare a seconda del verso. e Vedete, poi siamo andati, un caso interessa proprio l'aumento, vedete, o due siamo arrivati a un centinaio, Virgo in uno non c'era proprio, Cagra neanche. O2, l'Aigo è arrivato a 100, Virgo è meno sensibile, 30. O3, che era il run precedente, l'Aigo si è tenuto tra 100 e 140, Virgo è migliorato verso 50. E Cagra a un certo punto è entrato in funzione, vedete quanto è più bassa la sensibilità, ma comunque è importante. Ecco dove siamo adesso con questo run. L'Aigo sta dimostrando in questo momento di esserci riuscito. In questo momento sta ad un orizzonte di 160 megaparsec. Mi capite che aumentare la distanza vuol dire poi aumentare di, eh, col cubo il numero di possibili sorgenti da osservare? Cioè se la, se la distanza aumenta di un fattore 2, il numero di potenziali sorgenti osservabili aumenta di un fattore 8. Virgo, ancora non siamo riusciti a fare questo, tra 70 e 100, ed è il motivo per il quale abbiamo tardato l'ingresso nel RAN. Mentre invece Cagra è entrato in RAN, però vedete, un, ha un orizzonte di circa 10, che se vedete è molto peggio addirittura di quanto era laico all'inizio, però comunque insomma è sempre importante. O4 durerà 18 mesi e non più 12, proprio perché ci è stato chiesto dai colleghi della comunità eh, astrofisica, e in quanto chiaramente un run più lungo ci dà una probabilità migliore di osservare quello che vorrebbero tutti quanti i colleghi, che è appunto un'altra binaria qualescente, tipo quella di agosto 2017 con controparte elettromagnetica, oppure esplosione di supernova, insomma altre tipologie di eventi. Quando ci interromperemo dopo i 18 mesi di O4 faremo un altro anno o anno e mezzo di interruzione per arrivare poi a questo run O5, vedete 2028-2029, con un orizzonte veramente ancora eh, aumentato. Quello che vi ho scritto qui è più o meno la quantità di dati che acquisiamo per ogni rivelatore e quanti canali, perché noi non acquisiamo solo il canale gravitazionale, ma anche tutti i canali e complementari che servono a monitorare eh, l'ambiente e il funzionamento del sistema. Guardate questo video, che è un modo carino per farvi vedere come è aumentata l'osservazione. Vedete, qui ho uno, ho due, cento, la vedete questa linea gialla, ma lo faccio ripartire. Vedete il raggio? Questo vuol dire noi siamo qui in centro. Il volume di universo che possiamo osservare, praticamente grazie a questi sforzi, ritorno indietro perché magari velocemente non si è visto, così lo potete rivedere. All'inizio, vedete, con i rivelatori prima de della prima detection eravamo proprio, lo, lo ripeto. Voglio fermarlo. Vedete, quando proprio quando qui c'è scritto al Alaigo, che sarebbe anche A, Virgo e Ai, i Ilaigo, sarebbe inizia laico prima dei rivelatori avanzati, prima del 2015. Quello che abbiamo fatto negli anni precedenti, perché noi lavoravamo tanto anche negli anni precedenti, anche se nessuno lo sapeva e ci prendevano tutti in giro, però, però noi lavoravamo. Ecco, l'orizzonte era veramente piccolo. E quindi stavamo, vedete, proprio qui e andando invece avanti con la sensibilità vedete il primo run scientifico rispetto a quello di prima vi ricordate era qui già avevamo aumentato tantissimo il che vuol dire prendere mo, avere molta più possibilità di osservare sorgenti poi siamo andati sempre più oltre con O2 e alla fine O3 era eh, l'ultimo e O4 dove andremo adesso quindi come vedete la nostra capacità osservativa grazie a questi miglioramenti nell'apparato e chiaramente è, è, sempre, è sempre superiore e quindi vale la pena andare avanti. Il, io questo la salterei perché mi sa che sto andando molto lento. Ecco, vi mostro questa. Questa è la curva di sensibilità qualche giorno fa quando ho fatto queste trasparenze. 4, mi sa che era domenica più o meno, il 4 giugno di laico, eh, vedete questa in ascissa c'è la frequenza, in ordinata c'è la densità spettrale, hanno questo disturbo qui e credo che stiano lavorando per cercarne di capire l'origine, perché nel RAM precedente non c'era questo disturbo, vedete questa è proprio la lotta degli sperimentali, di chi lavora all'apparato, appaiono ogni tanto dei disturbi, bisogna capirne l'origine perché altrimenti qua la ricerca non la possiamo fare ovviamente, no? qui più sto su e peggio è, queste sono anche righe, e legate un pochino a come è fatto l'apparato, oppure righe di disturbo, chiaramente danno fastidio, ma siccome sono molto sottili, diciamo, non danno fastidio eh, più di tanto. E, questo qui è per mostrarvi che in realtà se voi andate su internet e cercate in sostanza eh, lo stato del nostro osservatorio, lo potete vedere in tempo reale. Appare proprio un'iconcina tipo questa, vedete che vi dice che Geo, che è il rivelatore tedesco, in questo momento, unlocked vuol dire che con rosso vuol dire che lui è in funzione, ma in questo momento non sta lavorando. Geo è molto meno sensibile, quindi l'ho neanche ve ho menzionato prima, però sta prendendo dei dati. Invece, Hanford e Livingston. E stanno osservando, vedete verde e questo vuol dire che quest'ultimo verde è durato in questo caso 23 ore, in questo caso 10 ore. Questo è stato quando l'ho fatto io, vedete il 4 giugno alle 13.53. Se voi andate adesso, vedete la situazione di adesso. Eh, Virgo, qui c'è scritto not tracked, ma ve lo dico io che non è ancora nemmeno entrato in funzione. Invece Cagra c'è un altro display che si può andare a vedere. E qui c'è proprio in tempo reale. L'immagine di quella famosa figura che vi ho detto prima, quell'orizzonte, quello che vi ho detto prima, Laico, sta tra 140 e 160. Vedete qui in, in rosso c'è Hamford, che è un po' meno sensibile, quindi un, un po' più vicino. L'iviston invece vedete in Celestino qui non funzionava e sta proprio intorno a 150. Quindi la cosa bella è che è molto semplice, basta andare su questo sito e si vede esattamente in quel momento che cosa, che cosa eh, sta succede succedendo. Chiaramente nell'ambito proprio di questo stesso ranno 4. Siccome dopo sei mesi ci sarà un'interruzione di un mese, dopo altri sei mesi ce ne sarà un'altra, verranno fatti dei miglioramenti perché la promessa è di arrivare a 180, quindi a un orizzonte che è qua su e sicuramente nei 18 mesi ce la si farà. Ah ecco Virgo ve l'avevo messo qui, quindi qua ho messo il disegno, questa è una foto che ho fatto io che ero andata proprio a Virgo quando i colleghi stavano rimontando lo specchio che era caduto e dopo averlo riparato. Purtroppo questo ammetto che non è stata una scelta molto oculata non volevamo perdere troppo tempo, si è discusso tantissimo, si sarebbe dovuto sostituire lo specchio. Invece lo specchio è stato riparato ma era leggermente danneggiato da una parte e quando praticamente è stato inserito, inserito insomma funziona però dopo un po' mh, si è visto che non funziona bene in sostanza lo dobbiamo ris risostituire insomma è stata una cosa abbastanza purtroppo che ci ha penalizzato molto è così e bene, questo in realtà è quello che vi ho detto prima e quindi lo salto Bene, e sempre per fare il punto appunto, di, della situazione, noi finora abbiamo parlato di binari equalescenti, che sono queste, quindi da buchi neri e da stelle di neutroni, che già abbiamo visto e che dobbiamo continuare a vedere sempre in numero maggiore, andando sempre più lontano. In realtà, come già sapete, abbiamo altre tipologie di sorgenti che ancora non abbiamo visto. E che chissà, magari una di queste la vedremo anche in O4, oppure la dobbiamo aspettare O5, oppure dobbiamo addirittura aspettare T: ed è l'esplosione di supernova, oppure le pulsar in emissione continua, pulsare in sistemi binari, quindi un sistema così con le due che si mangiano materia una con l'altra, una combinazione di tutte queste che porta a, a un fondo stocastico di natura astrofisica, oppure qualcosa di ignoto. Tutto questo che. Sì? Rispetto per esempio alla supernova in M101 che è esplosa poco, che è tra le più vicine, di quanto stiamo fuori per. Poter... Ecco, adesso ce l'ho nelle prossime trasparenze, ci ho provato i numeri. Scusami. Quindi te lo, no, no, te, lo, te lo dico proprio in modo molto preciso. Quindi, <ride> quindi adesso ti rispondo. E, allora, e invece, tutto quello che sta da questa parte. E che vedete a frequenze più basse dove noi non siamo sensibili perché i nostri rivelatori considerati anche fino a dei saranno sensibili a più da qualche hertz fino a 2000 hertz quindi i fenomeni che possiamo osservare sono questi se vogliamo andare a osservare fenomeni legati a buchi neri di masse molto maggiori di quelli di cui vi ho parlato io oppure oggetti molto più estremi come il rapporto di, di masse collisioni di galassie e stringhe cosmiche e anche il famoso fondo cosmico primordiale, secondo il modello attuale, dobbiamo aspettare, diciamo, l'ISA, ma con l'ISA si lavorerà insieme. Vedete questa immagine che sta a metà? Questa è la famosa astronomia multibanda, di cui poi però parlo quando parlo alla fine di, di ET. Quindi, diciamo che noi adesso stiamo parlando un pochino di questo tipo di sorgenti. Allora, quindi, vediamo un pochino più da vicino quello che vogliamo fare appunto adesso, e quindi quante sorgenti ci aspettiamo di vedere. Allora, sempre restando in questi segnali, quale scienza di oggetti compatti che sono appunto quelli che abbiamo visto? Voi buchi neri, voi stelle di neutroni? Vi ho mostrato questo grafico spero che spero non sia troppo complicato. Io mi devo levare la barra di zoom, ogni tanto me la porto su, giù perché mi nasconde le cose. Allora, vedete qui c'è sulla scissa e sull'ordinata la massa di due oggetti. Vedete, a partire una massa solare, tre masse solari, cinque masse solari e via via, sempre di più e stessa cosa in ordinata. Per come è fatto questo grafico, questa parte qui non ci può essere nulla perché il grafico è proprio fatto disegnando la 1, quella che abbiamo chiamato la massa numero 1, maggiore della massa numero 2. Va bene? Quindi questa parte non la possiamo disegnare proprio per come stiamo facendo il grafico. Allora, la cosa che vi volevo far notare è questa in questo range di masse piccoline. Gli oggetti che ci aspettiamo sono eh, stelle di neutroni, qualescenze di stelle di neutroni. In questo qui su, questo rosa, vedete così più grande, sono qualescenze di buchi neri. Poi possiamo avere che uno dei due è una stella di neutroni e l'altro è un buco nero, cosa che al momento abbiamo osservato in almeno due casi ed è questo, vedete, in cui una massa è grande e l'altra è piccolina perché uno è un buco nero, uno è una stella di neutroni e poi il problema del quale vi ho parlato prima, la ga gap di massa, cioè in questo range noi non ci aspettiamo di vedere nulla e quindi continuando le nostre osservazioni invece come vi dicevo prima cerchiamo di capire se invece c'è qualcosa e nel momento in cui c'è qualcosa cerchiamo anche di capire che cosa c'è. Ecco, allora vediamo adesso così, piano piano ci avviciniamo un pochino proprio più co con i numeri al dettaglio. E, osservazione di coalescenza di stelle di neutroni. E, guardiamo solo la riga di LIGO, le altre abbiamo capito che sono valori un po' più bassi, perché sennò ci mettiamo anche troppo tempo. Siamo, andiamo sempre più lontano. In uno per questo tipo di oggetti, è quello, questo è quello che già vi avevo fatto vedere: 80 megaparsec. Siamo andati a 100, ora siamo intorno a 160. E quindi ricordate sempre questa cosa, se la, qui siamo passati da 80 a 160, la, vuol dire che la sensibilità è migliorata a un fattore 2, vuol dire che noi ci aspettiamo di vedere otto volte di più sorgenti, perché il volume va col cubo, quindi 2 alla 3 che fa 8. In O5 arriveremo a un numero veramente esorbitante. Tenete presente questi numeri perché poi così rispondo bene alla domanda sulla supernova. Qui stiamo parlando in megaparsec, va bene? Quindi ricordatevi sempre che un parsec sono circa tre anni luce, che magari è un numero che vi ricordate meglio. E, e buchi neri. Con, con la conoscenza dei buchi neri si può andare molto più lontano, perché gli oggetti sono più massivi e i fenomeni sono più energetici. Quindi vedete che in confronto a quello che è l'orizzonte delle stelle neuroniche andiamo molto più lontano. Qui 1400 vuol dire 1,4 gigaparsec, va bene? Quindi. Un numero che corrisponde a eh, 10 alla 9 anni luce, va bene, quindi molto, molto più distante rispetto a questi che gli oggetti sono molto più energetici. Quindi possiamo andare molto lontano. E quando abbiamo a che fare con oggetti misti, una stella di neutroni o un buco nero, la situazione ve lo potete aspettare a metà più o meno, quindi non andiamo tanto lontano quanto quanto quando sono due buchi neri, nemmeno stiamo così, diciamo, vicino relativamente con quando sono due stelle di neutroni, e quindi è. Una via di mezzo sono oggetti molto interessanti da studiare. questi anche proprio il canale di formazione. cioè, perché un buco nero deve orbitare attorno a una stella di neutroni? Come si è formata la coppia? Quindi, cose che possiamo capire bene solamente osservandone di più, vedendo i range di masse, vedendo proprio come, come ruotano, come sono distribuiti, quanti sono anche questi oggetti, che è una cosa anche molto importante. Quante rivelazioni ci aspettiamo in O4 di questo tipo? E perdonate, io in questa cosa l'ho presa dal nostro articolo ufficiale, la nostra previsione è su 12 mesi, perché il run, come ho detto prima, doveva essere un anno. Poi c'è stato chiesto di farlo aumentare a 18 mesi e quindi diciamo che qui il numero non l'ho cambiato il numero si riferisce a un anno di presa dati. Ecco, guardate, di rivelazioni da buchi neri, con le scienze di buchi neri ce ne aspettiamo veramente tanti. Questo numero vuol dire che noi ci aspettiamo un numero che potrebbe essere 80 più 89 o 80 meno 44, ma diciamo che io qui mi sento di esprimermi e di essere ottimista. Nel run precedente ne abbiamo osservati un centinaio, quindi mi aspetto che in questo probabilmente questa stima superiore sarà realistica, cioè ci aspettiamo veramente di vederne probabilmente ben più di 100. Poi in 18 mesi chiaramente magari saranno 150, insomma, quindi di più. Invece, purtroppo di questi sistemi sbilanciati, le stime ad oggi, che poi sono molto basate anche proprio su quello che abbiamo visto finora, ci dicono che probabilmente ne vedremo qualche unità, forse. Per quanto riguarda invece la coalescenza delle stelle di neutroni, che sono quelle che poi piacciono molto perché danno anche possibilità appunto di astronomia multimessaggera i buchi neri non la danno, diciamo che vedete il numero è molto più piccolo di questo e la stima è che più o meno forse in un anno ne potremmo vedere una decina io qui al contrario di quello che vi ho detto qui invece mi sento di dirvi che secondo me questo è un po' sovrastimato nel senso che magari è più vero forse il 10 meno 10 cioè questi sono effettivamente più rari però diciamo che speriamo qualche unità di vederla questo è il motivo per il quale ci hanno chiesto di fare 18 mesi perché con 18 mesi chiaramente uno aumenta la probabilità di vedere questi segnali e quindi chiaramente ci hanno detto facciamo il run un po' più lungo, perché altrimenti rischiamo in 12 mesi di coalescenze da stelle di neutroni, poi soprattutto con controparte elettromagnetica che è ancora più vicina, più difficile, non ne vediamo neanche nessuno, non ne vediamo nessuno. Chiaramente tutto questo è, è sotto certe ipotesi. Allora... Eh, eh, sì? Erano state fatte anche per il terzo run e sono state rispettate? Oh. Cosa? Queste, ah, scheme, queste erano stime erano state fatte anche per il terzo run? Sì, sì, il punto sai qual è però che le stime diventano sempre più precise e più andiamo avanti, quindi ci avevano un'incertezza molto più grande. Perché chiaramente a mano a mano che noi osserviamo riusciamo a farci un'idea migliore proprio della popolazione. Considerate che noi quando abbiamo fatto queste, quando abbiamo cominciato tutto questo nel 2015... L'esistenza di una popolazione di buchi neri di queste masse neanche era chiaro che ci fosse, quindi non ce ne aspettavamo nessuno, tant'è che neanche avevamo l'algoritmo giusto per cercarli. Poi, a mano a mano che l'abbiamo cominciato a vedere, sono cambiate appunto le nostre aspettative, quindi le nostre prior sul fenomeno, la comprensione è cambiata e quindi riusciamo a fare stime sempre migliori. Per cui, nel RAM precedente avevamo queste stime con un'incertezza ancora più grande, quindi alla fine. Quello che abbiamo osservato è stato di più di quello che ci aspettavamo. Ok. Per questo, io adesso sì. vi dico: lì probabilmente mi sento di dire che di più, e in quell'altro invece di meno, perché è quello che è successo nel RAM precedente. Bene. Approfitto anche per una domanda di Stefano: eh, in termini invece di dimensione del segnale, da 10 alla meno 21, eh, a, a quale lunghezza di segnale si riuscirà a passare? Ok. Allora, grazie, grazie di questa domanda, perché eh, ve l'avrei dovuto dire meglio. Allora, il punto è questo, fissare l'orizzonte, quindi dirvi vado più lontano, il motivo è proprio questo, che arriviamo ad avere un, un, un segnale diciamo, eh, che, che possiamo chiaramente vedere in proporzione più piccolo, esattamente con la distanza. Quindi se io vado più lontano di un fattore 10, effettivamente laddove prima vedevo 10 a meno 21, adesso io riesco a vedere anche 10 a meno 22. Perché andare è un fattore per questi segnali l'ampiezza scala proprio con la distanza. Quindi, se io eh, raddoppio la distanza, sto dicendo che posso vedere a parità di rapporto segnale-rumore un segnale la metà rispetto a quello che era prima. Grazie. Ora io sulle ampiezze dei segnali, tra l'altro, perché poi questa è un'altra cosa molto importante. Considerate che questo 10 alla meno 21 di cui abbiamo parlato, che è quello che abbiamo osservato. È per questo tipo di segnali. Se andiamo a guardare altri tipi di segnali, l'ampiezza classica che possiamo vedere è completamente diversa. E adesso ve lo mostro andando più avanti, perché dipende proprio anche dalla natura del segnale. Questo è un segnale transiente che dura molto poco e su questi segnali transienti, appunto, siamo intorno a 10 a meno 21 e se aumentiamo un fattore 10 la distanza diventa 10 alla meno 22. Ma per segnali di natura diversa, questo numero cambia molto. Però c'è uno schemino dopo e ve lo mostro. E quindi col prossimo RUN O4, per completare un pochino quello che vi ho detto prima, che era un pochino generico, noi ci aspettiamo di poter fare molta sia fisica che astrofisica legata agli oggetti compatti, perché ne osserveremo di più e quindi con gli studi di popolazione potranno aumentare. In particolare capire come sono distribuite le masse di questi oggetti e con O4 riusciremo a osservare abbastanza bene. E black hole di masse fino a qualche centinaia di masse solari, quello che prima invece osservavamo un pochino al limite, tant'è che noi la, diciamo proprio lo scontro di due buchi neri di 100 masse solari ciascuno non l'abbiamo visto, abbiamo visto lo scontro di buchi neri un po' più piccoli che hanno dato luogo poi a uno di circa 100 o un po' più di 100. E questo è importante perché in realtà, secondo alcune previsioni, buchi neri di masse dell'ordine di qualche centinaia probabilmente non esistono neanche. Quindi è una cosa che noi vorremmo cercare di capire. Poi ricoprire quella famosa regione, che è veramente una cosa molto importante, che ormai ve l'ho detta tre volte, spero di aver capito che è importante, e poi anche capire effettivamente come, eh, come ruotano. Perché anche questo è importante per capire qual è il loro canale di formazione: che è la cosa che vi ho scritto qui sotto. Chiaramente possiamo aumentare. La sensibilità per i test di verifica della relatività generale, perché anche qui più eventi misuriamo più riusciamo a capire quanto i modelli che vengono da previsioni legate alla relatività generale tornano con quello che noi osserviamo. Anche piccole deviazioni proprio nella fase, quindi nel com'è il segnale che ci raggiunge, portano dentro di loro delle informazioni su possibili deviazioni della relatività generale. Noi abbiamo fatto, mi sembra, proprio una, un seminario. Qualche anno fa, forse, sulle violazioni di relatività generali apposta, mi sembra con voi anche. E, e capite che noi ci aspettiamo che a un certo punto di trovare qualcosa, perché la relatività generale è una teoria classica, non è una teoria quantistica, e prima o poi, insomma, bisognerà trovare la chiave di volta per mettere insieme relatività generale con la meccanica quantistica. E poi forse potremmo avere qualche sorpresa, quindi trovare oggetti di un tipo. E che magari non è aspettato di questo ve ne ha parlato un pochino Paolo Pani al, al convegno no? perché lui su questo diciamo è chiaramente molto ferrato ecco con O4 forse non troveremo grandi sorprese ma andando avanti in sensibilità a un certo punto è possibile che osserveremo qualche cosa anche di non aspettato allora venendo alla cosmologia quindi cosa vogliamo fare di meglio con O4 rispetto a quanto abbiamo fatto io e sto guardando perché non vorrei andare troppo lunga però... e ce l'ho un po' di tempo. Sì, Tranquillamente. Ok, perdona, perché poi magari ah, no, figurati. però questo mi sembra importante. Tornate che allora. Eh... Voi sapete che noi abbiamo con questi oggetti, questi sono quelli che noi chiamiamo sirene standard, no? le supernove sono eh, candele standard, nel senso che se uno osserva un'esplosione di supernova, le caratteristiche sono tali che uno può sapere la distanza. Perché noi le chiamiamo queste invece sirene standard, perché le sirene fanno questo canto bellissimo in cui la frequenza cambia e questi oggetti anche ci dicono... La loro distanza. Quando io osservo 10 alla meno 21, so che quel 10 a meno 21, se è dovuto a un segnale di questo tipo, viene da quella distanza. D'accordo? C'è un po' di correlazione su come questi oggetti orbitavano, quindi com'è il loro piano di orbita rispetto a noi, però, insomma, è abbastanza precisa. E sirene perché la frequenza cambia di questi segnali. Questo non ve l'ho detto oggi, ma l'abbiamo visto in altre, in altre lezioni no? e quindi le abbiamo chiamate Sirene per questo motivo. Allora, un risultato molto importante che abbiamo pubblicato subito dopo appunto la scoperta, quella di agosto 2017, grazie all'astronomia multimessaggera, è una misura della costante di Hubble, quella costante che ci dice come si espande l'universo. Allora, io vi devo, mi sa che finora non l'ho mai fatto bene, ma vi devo un attimo mostrare questo grafico per spiegarvi cosa vogliamo fare con O4. Allora, vedete che. In ascissa qui c'è proprio la, lei, la costante di Hubble, quindi dove leggete 70 vuol dire che vale 70, 80 vuol dire che potrebbe valere 80, 90, 100, eccetera. In ordinata c'è la probabilità che il valore sia quello lì, va bene? Adesso le unità non ci interessano. Guardate questo verdino, l'arancione e poi il blu. Allora, il verdino che cos'è? È la stima migliore della eh, costante di, di Hubble fatta con l'esperimento Planck. Allora, Planck è un osservatorio che va a fare la stima, fa tante cose, la stima della costante di Hubble utilizzando informazioni che vengono da un universo primordiale, quindi dal fondo cosmico di microonde, quindi qualcosa di avvenuto praticamente 380.000 anni dopo il Big Bang e loro hanno stimato questo verdino quindi 67,74 lasciamo perdere i numeri e le unità però sta qui c'è un altro modo di stimare la costante diablo quindi come si espande l'universo con questo tipo di esperimenti chiamato shoes che invece utilizza osservazioni dalle supernove quelle che ho detto sono candele standard quindi io so la distanza del fenomeno e riesco quindi anche a capire eh, come l'universo si sta espandendo e loro hanno stimato 73 ecco questi due risultati che uno dice vabbè 67 7 73 vabbè sono uguali chi se ne importa Beh, in realtà sono invece fonte di quella che proprio chiamiamo la tensione legata alla costante di Hubble cioè i due litigano praticamente adesso litigano in senso scientifico nel senso che, che ognuno vuole avere ragione e il problema è ma la costante di Hubble cioè qualcuno sbaglia no vedete che questi sono gli errori, no? sono proprio incompatibili i due risultati, sono molto diversi. Allora, una ipotesi è che siccome Planck osserva qualcosa da un universo diciamo più remoto rispetto a queste altre osservazioni, che magari è proprio il valore della costante di Hubble che è cambiata e quindi il modo in cui l'universo si espande. Un'altra possibilità è invece che ci sia appunto qualcosa che non torna e che non capiamo. Allora in questo siamo arrivati noi che abbiamo detto: Mo' facciamo tutto, abbiamo trovato le onde gravitazionali, facciamo la materia oscura, stimiamo la costante di Hubble, andate tutti a casa. Eh, non è proprio così. Insomma. Allora arriviamo noi, ma anche noi possiamo stimare la costante di Hubble. La nostra misura fatta con l'evento, quello del 17 agosto 2017, è questa blu. Allora, Praticamente noi abbiamo detto, beh, secondo noi vale, a parte l'errore, 70. Questo picco qua, ok? Vedete questa larghezza? Questo vuol dire che in realtà per noi l'incertezza è molto grande, cioè c'è una certa probabilità pure che valga 100, molto bassa, ma c'è. Questo perché? Perché abbiamo avuto solo un evento. Quindi con un solo evento. Siamo riusciti a fare questo, ma se noi riuscissimo a fare meglio ed è quello che puntiamo a fare e a restringere la nostra incertezza e quindi a capire veramente dove il nostro risultato si colloca, effettivamente un qualcosa di molto importante rispetto a questa tensione la potremmo dire. Ora noi la misura la facciamo ad un tempo ancora diverso perché poi dipende dalla distanza di questi oggetti, però diciamo al momento è abbastanza recente, quindi probabilmente più dalle parti di questo che non di quest'altro. Però capite che è un terzo metodo del tutto indipendente e importante. E, e per fortuna non dobbiamo contare solamente sulle osservazioni di stelle di neutroni fatte con controparte elettromagnetica, ma si può anche combinare... E con una statistica appropriata e con dei conti abbastanza complicati, ma che sappiamo fare: e le informazioni che abbiamo da tutti i buchi neri che abbiamo osservato, quindi aumentare il numero di buchi neri. I buchi neri hanno il problema che non riusciamo a sapere la galassia in modo semplice, perché non abbiamo i colleghi che ci dicono dov'è la galassia, dove è avvenuto l'evento, perché non li possiamo osservare altrimenti che non noi. Però riusciamo tramite i cataloghi di galassie che i colleghi hanno fatto e con varie considerazioni a capire ragionevolmente, con una certa probabilità, quel buco nero in quale galassia stava, combinare le informazioni. Quindi quando io in quella di prima vi ho detto, beh, adesso di buchi neri che fanno quale scienza ne possiamo osservare tanti di più, e effettivamente possiamo combinare il risultato per riuscire a migliorare questa incertezza. E al momento l'abbiamo già fatto, però adesso io la salto l'immagine perché sennò diventa troppo complicato, tanto il messaggio penso di avervelo dato. Quindi... Possiamo rivelare seppure tutti dello stesso tipo ci porterà per esempio a fare delle misure, queste sono quelle di cosmologia, perché qui stiamo dicendo qualcosa sull'evoluzione dell'universo, effettivamente, che possono essere molto eh, importanti. Tanto quindi questa la lascio perché è troppo. Sì, Mi piace è giusto una domanda sì. su quella slide sì. che riguarda sì. proprio la forma della curva blu, e, e c'è Luca che chiede: da, la distribuzione di probabilità della curva blu da quale modello è stimata? Questo, questo qui il, il risultato? Adesso è chiaro che questo qui, eh, no, questo qui è proprio sperimentale, in realtà. Non abbiamo messo nessun modello. Quindi, questo è proprio utilizzando i dati e facendo quindi l'inferenza sui dati, chiaramente mettendo una prior, eh, la quale prior, eh, ne abbiamo fatte due diverse, ovviamente. Poteva essere uniforme in questo range, oppure considerare una probabilità migliore in questo intervallo data da tutte e due. Questa qui mi sembra che fosse quella con la prior piatta, cioè che dava praticamente uguale probabilità a, a tutto quanto questo range, chiaramente. E, che infatti è quello che poi sta nell'immagine dopo. Ecco, lo vedete, questo qui, vabbè, lo stesso risultato, messo in una maniera un po' più complicata, e questa è proprio la prior. Quindi la distribuzione di partenza sulla base della quale poi abbiamo fatto quello che è la nostra inferenza e quindi abbiamo dato... Il risultato finale. È chiaro che anche qui, infatti, la domanda è piuttosto intelligente, molto intelligente. Anche qui, chiaramente, a mano a mano che uno impara, poi può riuscire anche a fare una prior migliore e quindi diciamo ottenere un risultato magari ancora più preciso, però bisogna fare tante osservazioni per poter effettivamente poi migliorare qualcosa, altrimenti uno rischia di mettere un bias qui finché uno sta in una condizione così è meglio metterla piatta perché altrimenti uno mette un bias stesso nell'analisi che magari poi porta a un risultato che insomma discende da un'ipotesi di base non troppo corretta. Ok, grazie. Allora, questa sì, la andiamo avanti perché altrimenti è troppo. Beh, queste sono, questa qui ve l'ho già mostrata tante volte, questa immagine chiaramente osservando. Invece più coalescenze da stelle di neutroni con controparte elettromagnetica, chiaramente oltre questa prima che è proprio la costante di Hubble, si potranno fare adesso in maniera ancora più approfondita, ovviamente, lo studio di quella che è l'equazione di stato delle stelle di neutroni, eh, insomma della kilonova in generale, quindi la produzione di elementi pesanti, verifiche legate alla velocità con la quale le onde viaggiano, conferma sui modelli del, di emissione di gamma rays, insomma tutte cose molto importanti, tutte quelle che ricadono sotto il termine astronomia multimessaggera. E fatemi saltare questo perché io damo che sto andando troppo lento e voglio andare invece alle altre cose. Allora, cos'altro c'è? È ecco, qui riesco a dire qualcosa sulle ampiezze. Noi in realtà finora abbiamo rivelato solo questi. Qui ho messo sempre il 10 a meno 21, che è quello dove più o meno siamo adesso. Va bene, ora con O4 potremmo fare meglio, sicuramente. Già abbiamo fatto un pochino meglio. Bene, abbiamo altri tipi di segnale. Abbiamo le esplosioni di supernova. La supernova al momento non le abbiamo osservate perché quando io qui dico che siamo sensibili sempre a 10 a meno 21, che è come questo, in realtà ci sta un caveat molto importante: che mentre qui 10 a meno 21 corrisponde alle distanze di cui abbiamo parlato, quindi in particolare per le coalescenze di buchi neri 10 alla meno 21, era quando l'abbiamo osservato nel primo run scientifico, veniva da una distanza di circa un miliardo di anni di, 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 di anni luce, no? quindi un miliardo di anni fa. Ecco, quando parliamo di 10 a meno 21 per i fenomeni di esplosione della supernova, siamo nel nostro universo attorno a noi, siamo nella nostra galassia. Cioè, se una supernova esplodesse alla distanza qui, alla quale avevamo invece osservato i due buchi neri, non la vedremmo proprio per niente. Va bene, sono fenomeni che emettono molte meno onde gravitazionali. Ovviamente, non avendole ancora osservate, queste sono le previsioni. Ma siccome non le abbiamo osservate, le previsioni sono confortate dal fatto che altrimenti, se fosse stato diversamente, le avremmo anche osservate. Quindi, effettivamente, poter vedere un'ampiezza di questo tipo non c'entra nulla con quella distanza, quell'orizzonte di cui vi ho parlato prima, perché quello si riferiva a quest'altro tipo di fenomeno. Che appunto emette onde gravitazionali relativamente in confronto alle altre molto alte. Quindi noi al momento le supernove non siamo riusciti a vederle semplicemente perché nella nostra galassia ce ne sono poche, perché comunque la galassia è insomma, abbastanza piccola, e nonostante a noi, per noi è molto importante. E questi fenomeni sono rari, quindi. E effettivamente attualmente non, non ci siamo ancora riusciti. Ma magari in O4 o in O5 ci riusciremo. Oppure bisognerà aspettare E.T. Per quanto riguarda invece le onde, quelle che questa è proprio la ricerca che faccio io direttamente, proprio tutti i giorni, quelle continue, cioè la ricerca di segnali sempre da stelle di neutroni, ma in emissione continua, e sempre siamo limitati alla nostra galassia. Nella nostra galassia, attualmente, ad oggi, proprio quello che abbiamo pubblicato è un valore di eh, ampiezza che escludiamo perché purtroppo non le abbiamo rivelate, quindi è quello che si chiama un, un upper limit, ma siamo riusciti a fare misure arrivando a 10 alla meno 26. Questo era quello che intendevo prima quando vi dicevo, attenzione, 10 a meno 21 poi riguarda anche proprio il tipo di sorgente. Siccome questi sono segnali che mettono sempre, quindi non è che stanno qualche secondo e poi spariscono, se ho un anno di dati, questo segnale ci sta sempre integrando nel segnale, quindi continuando a, a, a ad aggiungere dati, aggiungere dati. Noi siamo arrivati già adesso con il ranno quello passato a escludere eh, emissione così intensa, così poco intensa come 10 alla meno 26 e speriamo in O4 di poter arrivare sotto 10 alla meno 26 e che magari a 10 alla meno 27 la potremmo osservare qualche cosa e per il fondo stocrazio gravitazionale è ancora diciamo un ulteriore vedete tipo di scala qui addirittura siamo arrivati a escludere anche qualcosa dell'ordine 10 alla meno 28 senza assolutamente vedere nulla ecco quindi con questi numeri e associare i numeri alle distanze bisogna fare un po' di attenzione per queste siamo limitati alla galassia io alla fine ho tutto un imbuto da mostrarvi che vi fa vedere dove siamo adesso dove andremo col prossimo run e dove e possiamo andare invece con, con T. E qui vengo appunto alla domanda di Stefano. Effettivamente, l'esplosione di supernova ad oggi non l'abbiamo vista per i motivi che vi dicevo prima. E adesso, senza entrare nel dettaglio dell'esplosione di supernova, perché ci metterei troppo tempo, effettivamente, vedete questa, questo, questo disegno qui, vi dice che con l'esplosione di supernova No, guardate questa di sotto, questa dove c'è scritto 10 a meno 9, perché quella di sopra, secondo me, è irragionevolmente ottimistica, anche se questo, ripeto, è un nostro articolo, però chiaramente uno fa varie previsioni, magari la verità è una via di mezzo tra le due, però se vogliamo essere molto realistici, guardate che questo numero è kiloparsec, non è megaparsec, mega è 10 alla 6, kilo è 10 alla 3, cioè proprio il numero è già di suo mille volte in una scala più piccola di quello di prima, e possiamo andare a 35, 40 con il prossimo run scientifico, con O4, il che vuol dire che noi siamo poco oltre la nostra galassia. Considerate che la nostra galassia ha un raggio di 7 kiloparsec, quindi tutto quello che avviene diciamo, entro diciamo, i 10 kiloparsec sta nella nostra galassia. Possiamo andare poco oltre, poi il problema è che se non c'è niente, prima dell'altra galassia è pure inutile, ma insomma diciamo che qualcosa magari c'è. E quindi vedete siamo molto meno sensibili. Allora, quello che è successo il 24 il 21 maggio, aspettate, intanto non mi avanza, è questo che è quello che diceva Stefano. Effettivamente il 21 maggio è stata osservata un'esplosione di supernova molto vicino a noi perché in questa galassia eh, M101 è, è stata osservata questa esplosione di supernova e siamo a 6 megaparsec. Va bene? Che sono circa 21 milioni di anni luce per quel 3 che vi dicevo prima, quindi il megaparsec lo moltiplico circa per 3 e ho eh, gli, anni eh, gli anni luce. Ecco, 6 megaparsec. In effetti, se guardiamo quella scaletta di prima, diciamo che effettivamente ci siamo. Sì. Devo ritornare indietro se ci riesco. No. Ecco, vedete, praticamente uno dice ci siamo. Però in realtà quel giorno ancora non era iniziato il run, quello ufficiale, stavamo ancora in un run ing eh, eh, in ingegneristico, cioè era il run di test. Il run ufficiale è iniziato il 24 maggio. La sensibilità era abbastanza prossima a quella, diciamo, che avremo nel run. però come vi dicevo prima, questa stima è un pochino ottimistica. E, e qui 35 kiloparsec, quelli su 6 megaparsec, non, non ci siamo tanto, no? Questo siamo, questo è, è, è chiaramente più vicino l'orizzonte. Se il modello fosse questo di sopra, invece magari potrebbe andare bene. Io. Però questo modello di sopra vedete, questo vuol dire che l'energia emessa in onde gravitazionali quando la stella esplode, questo è un centesimo della, eh, di, di volte la massa del Sole, questo invece è un, un miliardesimo di volte. Probabilmente la verità potrebbe essere una via di mezzo finché non le misureremo, non lo sapremo. Però diciamo che secondo questo scenario sarebbe inutile farla questa ricerca, siamo troppo lontani. Secondo questo, invece, può aver senso farla, perché qui addirittura 110, lì stiamo a 6, magari una via di mezzo ce la facciamo e quindi l'idea è che, badate, proprio stamattina ho scritto una mail per recuperare questi dati perché questi dati sono, erano un ranno ingegnere insomma diciamo quindi non un ranno scientifico per cui non li abbiamo conservati ma non, non stanno messi come danno, i dati ufficiali distribuiti eccetera quindi li recupereremo e noi quindi nel nostro gruppo, quello che faremo proprio noi, sarà la ricerca non del segnale durante l'esplosione di supernova, ma del transiente che segue immediatamente l'esplosione di supernova prima che l'oggetto diventi stabile, perché la supernova dopo che c'è l'esplosione deve diventare o stella di neutroni o buco nero e in quella frangente praticamente c'è emissione di onde gravitazionali. I colleghi del gruppo ricerca proprio di supernove effettivamente questa ricerca la faranno, quindi diciamo che non ci aspettiamo grandi cose ed essendo un run non già quello osservativo sarà anche difficile convincere poi la collaborazione e convincere tutti che quei dati veramente si possono utilizzare. E però noi li utilizzeremo, le ricerche le faremo e quindi magari vi faremo sapere qualche cosa. Quindi diciamo che la risposta alla tua domanda di prima, Stefano è sì, li, li guardiamo questi dati e vediamo di capire. Purtroppo il run è iniziato il 24, questo è avvenuto il 21, però i dati li abbiamo. Okay. Chiaramente solo laico eh, perché Virgo ancora non era in funzione, mi sa manco cagra. E io mi sa che sto andando troppo per le lunghe, quindi questa direi che vi faccio vedere solo questo. L'altra cosa che cerchiamo sono appunto le stelle di neutroni in emissione continua, quello che vi dicevo prima, per esempio la CRAB. Se le riuscissimo a quello dove siamo arrivati a 10 a meno 26 e che a un certo punto. Dipende, molto, dipende tutto dal grado di asimmetria della stella di neutroni. Finché non ne serveremo una non possiamo saperlo. Quindi io in realtà diciamo che la speranza in O4 di vedere qualcosa ce l'ho, ecco magari sono, in cui sono un ottimista perché è proprio quello che faccio, però diciamo che eh, ci speriamo, se non in O4 in O5. Chiaramente da qui impareremo cose sulla struttura interna delle stelle di neutroni, proprietà del campo magnetico interno, Fisica dell'accrescimento di queste stelle, demografia, quindi appunto come sono distribuite, studi di popolazione. In sostanza, diciamo che è un oggetto che è un laboratorio di fisica nucleare che sta lì da qualche parte e tu la continui ad osservare sempre, perché non è un fenomeno che emette e se ne va, è un oggetto che tu hai in cielo nella nostra galassia, quindi anche molto eh, vicino a noi. Io vorrei andare, questo è pure salto perché altrimenti non ce la faccio, vado alle conclusioni con et va bene? Dieci minuti, ok? Ehi, ce sì. la faccio solo dieci minuti. Allora, vabbè, questo l'abbiamo la, visto e quindi non ho devo. il timer di 10. Sì, mio il mio orologio mi ha messo il timer, <ride> ha fatto tutto lui. Quindi, chiedi al telefono, <ride> mi suonerà. No, vabbè, pazzesco. Ha sentito che io ho detto timer, ho detto 10 minuti allora. E dopo qua questo run di 18 mesi, ci sarà un altro run, quello che vi ho detto, 5, e poi ci sarà una fase posto 5 fino al 2034, e dal 2034 in poi invece avremo Einstein Telescope. Einstein Telescope che sarà sotterraneo, noi speriamo in Sardegna, avrà gli specchi criogenici. E avrà chiaramente i bracci più lunghi di, dei 3 chilometri, dovrebbero essere 10. Stiamo ancora discutendo qualcosa sulla conformazione, chiaramente sul sito. Ecco, mi piace dirvi questa frase. La sensibilità è tale che un osservatorio costituito sia da Einstein Telescope che da Cosmic Explorer, che è il suo gemello, diverso come conformazione, ma insomma, è il suo gemello. Negli Stati Uniti potrà rivelare la coalescenza dei sistemi binari fino all'origine della formazione stellare. E ora vi faccio vedere un'immagine, cioè la sensibilità è tale che potremo arrivare a vedere tutte, tutte, considerate tutte le coalescenze di buchi neri nell'universo. Il motto di Einstein Telescope è questo: potremo andare quindi più, più in profondità, quindi ad osservare l'universo più remoto. Più in largo, quindi allargare proprio lo spazio dei parametri che possiamo studiare e in maniera sharp, cioè più raffinata, vedendo anche piccoli effetti che magari adesso non siamo in grado di apprezzare. E chiaramente. E ti allargando l'orizzonte in questo modo ci consentirà di fare, diciamo, veramente di tutto quello che vi ho detto prima, dalla prima, dalla seconda trasparenza o quello che vi ho detto che vogliamo fare con o 4 sarà, diciamo, fatto in maniera chiaramente più approfondita. Ci aspettiamo addirittura un milione di segnali di coalescenza da black holes in un anno. Quindi non solo andare. Andare distante che ci comporterà di vederne, considerate un milione in un anno, fatevi il conto di quanti in un giorno, avremo il problema che sono troppi e bisognerà riuscire a ripulire i dati per poter vedere qualche altra cosa. centomila da qualescenze di stelle di neutroni, di cui circa un centinaio con controparte elettromagnetica, questo in un anno. Quindi chiaramente le implicazioni, tipo per la costante di Hubble, per studi di cosmologia, eh, sono pazzesche, come potete immaginare. Considera di andare ben oltre le centinaia di masse solari per i buchi neri, quello che vi ho detto che è il limite oggi, chiaramente se poi non esistono non li vedremo, ma se esistono li riuscirà a vedere. Eh, il resto è quello che già vi ho detto, un test chiaramente di relatività generale, e qui ci credo anche aprendo la via verso la gravità quantistica, magari con i run attuali, diciamo che questa voce la vedo un pochino più irrealizzabile, ma andando avanti con questa estrema sensibilità e questo numero di sorgenti così alto, chiaramente questo comincia veramente ad essere ragionevole le osservazioni multibanda insieme a LISA, quello che vi ho detto, perché questi segnali da quale scienza noi li vediamo per un tempo breve, non perché loro durino poco, ma perché la nostra capacità di vederli è quando loro arrivano ad emettere un segnale intorno ai 30 hertz quando noi possiamo osservare, ma loro emettevano anche prima. Quindi LISA li potrà vedere prima e ci potrà dire "Attenzione, tra una settimana vedrete quel segnale" e questo vuol dire osservazioni multibanda chiaramente modelli di dark matter e qui concludo in sostanza possiamo andare indietro nel tempo e non solo però que loro potevano andare avanti e dietro noi andando avanti e dietro possiamo fare un sacco di cose e questa è l'ultima sulla quale vorrei stare qualche minuto eh, perché mi sembra una buona conclusione e sono fiera perché ho contribuito a questa immagine che sta sul sito di Einstein Telescope e quindi ve la posso dire perché ci ho lavorato proprio io quindi sono molto <ride> e non ho rubato niente a nessuno qua con l'ufficio comunicazione chiaramente abbiamo fatto un po' di immagini e di cose carine. Allora, questo è il Big Bang, no? Questa è una rappresentazione di quello che appunto dell'universo. E la vedete abbastanza grande, non so se le scritte sono piccoline No, si vede, si vede. Ok, oggi noi siamo qui, va bene? Secondo il modello cosmologico, diciamo quello attuale, insomma, ben corroborato, l'età dell'universo è 13,8 miliardi di anni. Questo cambia se uno cambia alcuni parametri, ma stando con 13,8, noi oggi abbiamo 13,8 miliardi di anni di età, insomma, anche se non lo sappiamo, siamo molto vecchi. A questo punto, guardate le celestine e le verdi e guardate anche questi numeri. Allora, qui... 380.000 anni dopo il Big Bang è quando si è formata la radiazione cosmica di fondo. Qui 100-200 milioni di anni dopo il Big Bang, quindi l'età dell'universo, un universo giovane, a 200 milioni di anni l'universo era giovanissimo, si formano le prime stelle, questo è importante. Ok? Poi va bene, le galassie, eccetera. Allora, vedete questa linea tratteggiata qua che è rosa, violetta? Questo è ad oggi il segnale più distante che abbiamo osservato con l'Aigo e Virgo. Cioè rispetto a noi che stiamo qui, la coalescenza di buchi neri più distante di tutti quei 100 del, della prima immagine che vi ho mostrato è questo che si chiama GW190521, quindi il 21 maggio 2019, quindi era O3, e, e sta qua. Quindi noi che stiamo qui siamo riusciti a osservare il più lontano era qui. Questi celesti è quello che potremo fare tra con o 4 o 5, quindi o 4 chiaramente un po' più dietro, insomma fino all'ultimo run di quelli prima di E.T., sempre con laigo e Virgo. Allora, la coalescenza di due buchi neri la potremo osservare fino a qua giù, quindi fino a una distanza eh, eh, fino a 3-3 miliardi di anni di. Eh, quindi arrivare qua va bene, di età dell'universo, ok e quindi più giovane dei, dei sette, che invece è questo, ok? Quindi andiamo più indietro. Con la scienza di stelle di neutroni potremmo arrivare a circa 10 miliardi di anni, osservarle quindi fino a un'età dell'universo di 10 miliardi di anni. Guardate questa verde con ET. Questo vuol dire che la, la sensibilità di ET sarà tale che noi potremo osservare la coalescenza di due buchi neri, addirittura arrivando qua giù. Quindi, quando l'età dell'universo era 16,4 milioni di anni. Questo, confrontato con questo 100-200 milioni di anni che sta qua, ci dice una cosa molto importante ed è il motivo per il quale si dice con ET potremo fare veramente tantissima cosmologia e studio dell'universo primordiale. Perché il punto è questo, ma se le stelle si sono formate qui, e noi abbiamo detto che quei buchi neri che stavamo guardando venivano dal fatto che la stella fa l'esplosione di supernova e poi dopo collassa e crea una stella di neutroni oppure un buco nero, ma noi come, che, che, che buchi neri osserviamo qua? Non si sono ancora neanche formate le stelle? Beh. Se noi osserviamo quale scienza di buchi neri e capiamo che la distanza è questa, stiamo sicuramente osservando buchi neri formati nell'universo primordiale, quindi i famosi buchi neri primordiali. Quelli che abbiamo detto potrebbero essere candidati chiaramente di dark matter, poi magari la dark matter è un tema molto complicato, ma in sostanza è una natura completamente diversa. Quindi osservarli da questa distanza sicuramente ci dà delle informazioni sull'universo primordiale quindi su quelle fluttuazioni di densità che possono aver portato alla nascita di buchi neri perché i buchi neri primordiali nascono da fluttuazioni di densità nell'universo primordiale quindi questo è il motivo per il quale se andate anche sul sito di Einstein Telescope osservate insomma quello che eh, è stato detto al, quando o viene detto quando si presenta IT che studierà l'universo primordiale è legato essenzialmente a questa capacità di andare così indietro nel tempo fino a osservare questi fenomeni che avvengono prima della formazione delle prime stelle, delle galassie. Quindi questa è molto importante. L'altra cosa che spero di convincervi che sia altrettanto importante, nonostante faccia meno scena. Sono queste freccette verdi che vedete qui, esplosione di supernova, stelle di neutroni appena formate in magnetar, stelle di neutroni rapidamente rotanti. Perché sembrano meno importanti? Perché vedete, questo ci dice che anche con Einstein Telescope, per le esplosioni di supernova, le stelle di neutroni, questi tre casi qui, noi non andremo mai qua giù, non ci possiamo andare, non avremo mai la sensibilità per farlo, resteremo sempre in quello che chiamiamo l'universo locale, Chiaramente andremo oltre rispetto alla nostra galassia, vedete questi numeri, età dell'universo 13,4 miliardi di anni, vuol dire che comunque stiamo a diversi megaparsec, anche 100, 200 megaparsec, quindi siamo andati ben oltre la nostra galassia, però siamo sempre nel nostro intorno. Ma questo non vuol dire che sia meno importante, perché... Ok, qui studiamo anche l'universo primordiale. Ma qui abbiamo dei fenomeni che ci consentono, appunto, di capire altri aspetti, non solo di astrofisica, ma anche proprio di materia nucleare ad alte densità. Eh, fenomeni importantissimi. Che, ok, anche se noi li osserviamo dall'orologio, ha suonato, quindi dieci minuti sono finiti, ma adesso vi lascio. E questo non è meno importante. Ecco, ci tenevo a dire questo perché qui noi la freccia, perché l'abbiamo fatta verde e non celeste? Perché la garanzia di osservarli con Advanced del e Virgo non la possiamo avere. Però potrebbe pure essere che dopo 4 ci chiederanno di rifare questa figura e questo lo faremo celeste perché magari con ET arriviamo qui con. Eh, o quattro siamo un po' più vicino, ma magari li osserviamo e quindi potremo mettere anche qualcosa di celeste per dire: però, le abbiamo osservate. Ecco, quindi la nostra speranza con il RUN è iniziato il 24 maggio e che almeno magari una di queste tre. In qualche modo la possiamo anche colorare un po' di celeste e per la prima volta osservare un segnale di natura diversa. Per quanto riguarda invece le qualescenze di buchi neri o di stelle di neutroni, essenzialmente è quello che vi ho detto: aumentare e migliorare gli studi di popolazione e magari la speranza è di osservare un'altra qualescenza di due stelle di neutroni con controparte elettromagnetica. La candidatura per Einstein Telescope è stata presentata recentemente, c'è stata proprio qualche giorno fa, ma tipo due giorni fa. All'INAF, all'osservatorio in Monte l'intervento della Meloni, dei ministri per la presentazione. Io sono stata così stupida che mi avevano invitato e ho detto: Non vado. E sono, eh, sono posto... Avevo pensato che fosse un invito mandato a tutti, poi ho capito che era un invito molto ristretto per qualche motivo. Mi avevano invitato e quindi mi sono persa questa cosa. E detto, vabbè, ciao perdere. E. Male che ti ha invitato è... la presidente del consiglio: ha detto di no, e ti abbiamo invitato noi. e Ha detto di sì. No, ma. <ride> cioè... No, vabbè. E, no, ma non è tanto una cosa. Proprio perché l'evento invece è stato un evento molto bello e effettivamente pe penso che vi abbia invitato perché sono il capogruppo di Roma. Non lo so perché, perché non hanno invitato yeah. nessuno, erano pochissime persone. E io che quando mi è arrivato l'invito, no, vabbè, ma io non vado. Sapete perché? Perché avevo una riunione. Per del software che dobbiamo migliorare per la ricerca delle pulsar quindi l'unico motivo che, che ho per farmene una ragione è che ci tengo troppo alla rivelazione dei segnali da stelle di neutroni è troppo più importante che non andare a sentire però insomma sicuramente era una bella emozione ecco e io questo forse lo salterei vi volevo dare un'idea dell'investimento in soldi economico di et per farvi capire insomma quanto costa che è questo numero qua e, e poi anche il fatto che praticamente tante persone saranno impegnate. Noi stiamo, chiaramente lo vorremmo in Sardegna, ci sono motivi scientifici per averlo in Sardegna perché la sismicità è veramente bassa. Quindi, rispetto ad altri siti concorrenti, effettivamente la situazione è migliore. Il governo si è impegnato a darci soldi appunto con questo evento proprio dell'altro giorno e, e, e anche l'indotto sul territorio sarà molto importante perché mi capite quando uno dice alla fine 36.000 unità di forza lavoro, 4.000 persone impiegate full time per i nove anni di costruzione, vuol dire che per quella regione di Lula in Sardegna, che comunque insomma è una regione diciamo chiaramente non insomma, bellissima, ma certamente in questo momento non ai primi posti in Europa per quanto riguarda l'impiego, proprio no? il lavoro e quindi le prospettive per i giovani, effettivamente un nuovo osservatorio così importante potrebbe essere veramente, insomma, anche importante ecco come impatto sul territorio e non solamente per quanto riguarda proprio il nostro aspetto scientifico. Bene, concludo con sempre questo, restate sintonizzati su di noi. E Ripeto, la mia speranza è al prossimo seminario, primo, anche se non proprio il prossimo, a un certo punto di avere colorata di celeste una di quelle righe là sotto. Allora, intanto, via grazie della presentazione, eh, interessante come mi aspettavo. E, tra l'altro, penso che o si faccia in Sardegna o in Italia, con il rischio idrologico che c'è, penso che sia l'unica zona. Ormai è rimasta, è rimasta libera anche da, da quel punto di vista non solo sismico, ma anche idrogeologico. E... No, infatti sembra proprio un sito veramente ideale, nel senso da tanti punti di vista, e poi veramente non disturba l'ambiente, eh, perché veramente è una cosa assolutamente eh, innocua. Cioè, non è che crea un danno, ci sono insomma, dei problemi. Certo, verranno costruite delle, delle infrastrutture, questo è, questo è vero però insomma diciamo che ci sono molti aspetti positivi nel farlo, anche proprio per rilanciare la zona. Sì, allora c'è qualche domanda, se, se posso? Scusate se che tardi. sono andata un po' lunga, ma... No, 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 se non è troppo tardi per te... No, 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 domanda. no, carità! Ah, intanto c'è cioè, Italo che chiede, il fatto che non tutti gli eventi eh, abbiano mostrato una controparte elettromagnetica, a parte le fusioni di buchinieri, mm -hmm. È dovuto quindi a un ritardo sperimentale il fatto che comunque no, non... no, no, no. È proprio che sono deciso. Guardate, questo primo vabbè, sono non, non mi ricordo dove. Questo volevo far vedere i numeri qua. Questo primo evento, quello di, di, di agosto, è stato veramente un colpo di fortuna pazzesco. Perché fare anche l'osservazione elettromagnetica chiaramente vuol dire che l'oggetto tu ce l'hai messo sulla tua linea di vista in una maniera particolare, cioè non, non è banale andare anche a vedere, a vedere la, la controparte elettromagnetica, quindi non è un nostro problema di ritardo, è proprio veramente che sono molto più rari quelli nei quali puoi avere anche l'osservazione della controparte elettromagnetica, perché il, noi ne abbiamo visto un altro chiaramente di questi senza nessuna controparte elettromagnetica. Ma qui il fatto che per esempio Fermia ha, ha visto il gamma e l'ha visto praticamente prima addirittura che noi facessimo l'alerte è perché era orientato correttamente in quel momento, altrimenti non, non l'avrebbe potuto vedere. E è assolutamente proprio più raro. Quando qui dico 10 più 52 eccetera, con controparte elettromagnetica sono molti di meno. Mm -hmm. Cioè, non ce ne, forse se ne avessimo uno all'anno sarebbe già tanto, ecco, con O4. Cioè, non ce ne aspettiamo. Se ne abbiamo uno in O4 ci diciamo fortunati. Tant'è che è stato aumentato questo proprio per questo motivo. Perché chiaramente la speranza è di averne almeno un altro con controparte elettromagnetica. Allora, ci sono un paio di domande, due domande. Vabbè, riguardo le forme d'onda legate alle varie tipologie di oggetti, alle varie dimensioni delle tipologie di oggetti. Un paio apertono sulla possibilità di captare onde e se, son, se sarebbero differenti quelle emesse da un stiamo nell'ambito ancora speculativo, buco bianco rispetto a un buco nero. Uh -huh. Io ricordo quando ero venuto alla, a, alla mostra INFN dove c'eri tu con le l'escape room. C'era Paolo con le forme d'onda, uh -huh. e, e lui aveva previsto forme d'onda per gravestar e cose di questo tipo. Ecco, è stato previsto eh, sì. anche per qualcosa per buchi bianchi? Allora. E io aspettavo vado un attimo perché ce n'era una all'inizio, no? dove comunque c'è una forma d'onda. Allora, innanzitutto questa qui, per è... allora, quanto riguarda, cioè, appunto, mi sembra qualcuno che ha chiesto sulle forme d'onda, chiaramente per alcuni fenomeni tipo questi, tipo i buchi neri che, che si scontrano, la precisione con la quale, vedete, questa è proprio quella osservata, questa rosso, un rivelatore, celeste è l'altro. E la, e chiaramente è tutta un po' così stortignaccia perché c'è anche il rumore sopra. No, perché se no di suo sarebbe un pochino più, più fluida. però su questa qui ci sono dei modelli pazzeschi che noi conoscevamo anche prima in cui effettivamente proprio l'andamento e quindi l'evoluzione di questo segnale è assolutamente legata a come orbitano questi due oggetti, alle loro masse e anche a come stanno ruotando ognuno intorno a se stesso e poi e, e a come è diciamo, proprio il piano di rotazione. E quando, e, e, quindi se le masse sono diverse questa evoluzione cambia il, 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 il punto dove avviene questa fase di fusione cambia e quindi diciamo che è tutto molto preciso, per cui dall'osservazione della forma d'onda si riesce a risalire assolutamente al fenomeno. Stessa cosa vale anche per altre sorgenti che non abbiamo osservato, quali per esempio le pulsar in emissione continua, su queste anche noi, aspettate che ci vado, lo sappiamo com'è il segnale. Quindi il modello ce l'abbiamo, queste. Qui noi lo sappiamo, il segnale, come il segnale gravitazionale. C'è qualche incertezza, però diciamo, essenzialmente lo sappiamo. Questa è una frequenza fissa e con una variazione legata all'emissione gravitazionale. Sull'esplosione supernova, invece, non abbiamo un modello esatto, anche se ce ne sono diversi di modelli. Ma ci sono vari dubbi legati proprio a come avviene, a quanto questa es come esplode e come rimplode su se stessa. Quindi la durata stessa dell'evento è qualcosa che noi adesso come missione gravitazionale intendo non possiamo sapere esattamente. Quindi, in questi due casi, dove si conosce bene, si applica quella tecnica che si chiama filtro adattato, perché conosciamo le forme d'onda chiaramente con tante possibilità legate ai tanti parametri quindi a come sono loro, le masse, eccetera. In questo caso non si può applicare quella tecnica, si applicano altre tecniche, perché se la forma d'onda non si conosce, ci sono delle tecniche di comunque per cercare il segnale nel rumore che possono essere agnostiche rispetto alla forma d'onda. E qui piano piano vengo ai, ai buchi bianchi. Ora devo dire, posso fare una battuta? Che se io incontro Novelli non lo so che gli faccio, perché gli ultimi seminari... Eh, infatti per... è, era citato il libro suo, quindi... Eh. No, eh, lo so, le ho, ne ho fatti tipo quattro nell'ultimo mese divulgativi, e la domanda sui buchi bianchi ce l'ho sempre una. Allora io dico questa cosa: noi, eh, allora que, eh, sui buchi neri abbiamo evidenze sperimentali importanti. E Attualmente, il, eh, vedete, quando io qui vi ho detto, stiamo osservando, il catalogo l'ho messo all'inizio, mi sa questo no? E all'inizio abbiamo osservato questo primo evento. Noi in realtà non sapevamo all'epoca, ma non noi perché siamo ignoranti noi, ma diciamo in generale nella comunità, neanche che potessero esistere buchi neri così grandi di queste masse, quindi tra 30 e 40. Tant'è che il famoso algoritmo basato sul filtro adattato sulla forma d'onda, basato su queste masse, neanche girava nelle nostre ricerche. Come li abbiamo visti? Li abbiamo visti perché contemporaneamente, siccome cercavamo anche segnali da esplosioni di supernova, che sono quelli che vi ho detto che non possiamo modellizzare, avevamo anche un algoritmo che cercava presenza di segnali senza saperne la forma. Chiaramente, sono algoritmi meno sensibili, no? nel senso che vedono di me, magari non vedono 10 a meno 21, se quello quello ottimale viede 10 a 21, quello non ottimale magari riesce a vedere un valore 10 a meno 20, dico per dire, insomma, pe è peggiore la sensibilità. Questo evento era talmente grande che l'abbiamo visto con qualcosa che non, appunto, non prevedeva quel modello. A quel punto, analizzando la traccia, in particolare il tempo-frequenza, quel banana shape che altre volte vi ho mostrato, si è capito, devo dire praticamente nel giro di pochi secondi, che effettivamente erano due buchi neri di quelle masse che si erano scontrati. A quel punto abbiamo passato questo algoritmo. Quindi adesso vengo alla domanda sui buchi bianchi. Al momento questa dei buchi bianchi è veramente una speculazione sacrosanta, sicuramente bella ed interessante, possibile tra n tante altre possibilità che riguardano appunto la struttura, l'evoluzione dei buchi neri e quindi quello che succede all'interno del buco nero. È un modello nel quale evidentemente chiaramente Rovelli ha scritto il libro e che ci crede molto, molti nella comunità ci credono, molti non ci credono e è un possibile modello. Attualmente non esiste assolutamente una previsione che dica che questi oggetti manco esistono, quindi figuriamoci che possiamo fare una ricerca di onde gravitazionali, non esiste assolutamente un possibile modello di emissione di onde gravitazionali da quegli oggetti, perché ripeto, al momento sono veramente una speculazione teorica che dice a un certo punto c'è qualcosa, ma non c'è nulla di più di questo. Ora, se esistessero chiaramente quei modelli che vi ho detto di prima, così come ci hanno consentito di trovare i due buchi neri qua, questi, e poi noi analizzando la traccia, abbiamo capito che era questo, e quindi poi abbiamo fatto qualcosa di meglio. Magari potrebbe succedere che noi con i nostri algoritmi, che sono più d'uno, tra l'altro, con i quali cerchiamo la presenza di segnali e quindi le sorprese, quello che vi ho detto prima qualcosa di inaspettato, e trove magari troveremo, potremmo trovare delle tracce particolari e a un certo punto uno andandoli a studiare, con l'aiuto dei teorici, potrebbe dire: Ma guarda, questa. Torna col mio modello, evidentemente è il buco bianco che stai mettendo in questo modo. Ma non c'è nulla di più di questo. Cioè, se, tro e se trovassimo qualcosa del genere, al momento devo dire: per me sarebbe veramente. Cioè, non per me, insomma, non è che ci crediamo molto. Ecco, quindi assolutamente non c'è nessun modello, se però questi oggetti esistono. Ed emettono onde gravitazionali di intensità comparabili a quelle dei loro compagni buchi neri. Chiaramente il modello è sicuramente diverso, ma noi siamo pronti e anche per cercarli. Per noi, io, però, sono, diciamo, chiaramente sperimentale, quindi ho il mio bias da sperimentale. Considerate che noi dentro il buco nero non ci siamo andati e non ci possiamo andare al momento, quando io vi dico studiamo la popolazione, eccetera, è sempre fatto, se volete, fino a quello che è l'orizzonte degli eventi, cioè noi possiamo capire come orbitano, come ruotano, come si scontrano, queste cose le possiamo capire. Con i buchi neri primordiali, se arrivassimo a vederli, potremmo capire varie cose, anche il fatto che magari sono o non sono evaporati, perché se li vediamo di una certa massa, eh, originati quindi a una certa. Età dell'universo ancora esistenti, vuol dire che quel tipo di buco nero non è evaporato, che è un altro fenomeno importante che possiamo verificare. Abbiamo potuto verificare previsioni di Hawkins legate al fatto no, che alla fine da questi due poi la massa finale, eh, in sostanza, no, è quella che avevano i due meno l'energia persa le onde gravitazionali e l'area si conserva, che è una cosa famosa di Hawking. Cioè proprietà, diciamo di questo tipo, proprietà legate per esempio alla curvatura della luce attorno a un buco nero, abbiamo al momento fatto solamente qualcosina, però diciamo che chiaramente l'onda gravitazionale, quando si passa attorno a un buco nero massivo, chiaramente subisce il lensing gravitazionale, quindi viene curvata. Ecco, e questo dà delle informazioni sull'oggetto attorno al quale è passato. Noi dalle distorsioni del segnale osservato, eh, passato attorno a un buco nero, per esempio, grosso, potremmo capire quello che è successo e quindi impararne altre proprietà. Però mh, sui, sui buchi bianchi davvero assolutamente no, mi arrendo, potrebbe essere una sorpresa e allora la vedremo. Non so okay. se la domanda era questa o chiedeva qualcosa di... Eh, sì, tu? sì, no, era questa. Io allora, non vedo più altre domande. Io ne avrei due piccole mie curiosità personali, però... Io in genere non uso mai il termine incredibile perché ormai, ormai è un po' inflazionato, però effettivamente sentire queste cose con queste dimensioni, queste misure, questo è veramente incredibile. Le, le mie domande, vabbè, una è da informatico, quindi me la perdonerai. Quando vengono implementati nuovi, vengono migliorati diciamo, gli algoritmi, vengono fatti rigirare presumo, anche sui results set di, di osservazioni passate, eh, è, è stato... Trovato qualcosa di interessante facendo girare algoritmi migliorati sul set di dati che si pensavano ormai esauriti? Guarda, eh, sì, la, 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 la domanda è interessante, la risposta è complessa, nel senso che però cerco di semplificare, ci sono due diversi tipi di cose. Chiaramente quando noi facciamo, noi come grande collaborazione siamo sempre obbligati prima di fare analisi ufficiali e pubblicare un articolo a fare dei test molto. Fatti bene, insomma, di confronto tra quello che si otteneva con gli algoritmi di prima e quello che si ottiene con i nuovi algoritmi per dimostrare chiaramente che tutto funziona. Quindi facciamo delle review interne anche molto, molto lunghe. Allora, se semplicemente stiamo migliorando l'algoritmo perché ne stiamo migliorando gli aspetti computazionali e quindi lo stiamo rendendo più veloce, quindi più efficace. Quando lo ripassiamo sui dati passati, lo ripassiamo esattamente nello stesso spazio dei parametri di prima, per cercare di riottenere esattamente la stessa cosa. Perché se io devo dimostrare che ho cambiato il codice, quindi magari prima girava sulle CPU, adesso gira sulle GPU in modo ottimizzato, quindi quello che magari prima, adesso lo dico in modo semplice, facevo in una settimana, adesso lo riesco a fare in due ore. Però io lo rifaccio esattamente nello stesso spazio dei parametri per riottenere esattamente la stessa cosa. Altrimenti... È un un'orecrescita no fondamentale. Eh, dopodiché io però so che se prima ci mettevo una settimana e mo ci metto due ore a parità, diciamo, di quanto poi pago quelle risorse di calcolo, perché poi alla fine è questo, noi paghiamo un tot, no? E adesso quando lo girerò sui nuovi dati, io visto che magari la possibilità che avevo era quella di prima proprio parliamo in termini di soldi, io adesso mi posso permettere di fare una ricerca in uno spazio di parametri migliorato e allargato e quindi effettivamente mi aspetto di poter trovare anche qualcosa di nuovo. Quindi il primo test lo si fa proprio pari, nel senso ci metto meno tempo perché è un codice più efficace, ma rifaccio esattamente lo stesso spazio di parametri, vuol dire metto le stesse soglie, faccio le stesse cose semplicemente mettendoci di meno. Ora però so che posso permettermi di girare, diciamo, per più tempo perché, perché ho migliorato le cose, ho più risorse, sono più bravo a fare delle cose e quindi a quel punto, per dire, abbasso le soglie, posso fare delle altre cose e faccio le nuove ricerche. Abbiamo fatto anche quello che tu dici, cioè noi recentemente in queste ricerche per le pulsar dove non abbiamo trovato niente e chiaramente a un certo punto perché è, è, è tutto molto anche è tutto bello C ci sono anche delle cose chiaramente che a volte insomma danno un po' di fastidio e non vanno molto bene a volte siamo molto pressati dal dover pubblicare rapidamente i risultati quindi in alcune ricerche computazionalmente pesanti queste per esempio delle stelle di neutroni in cui ancora non abbiamo trovato nulla a un certo punto noi dopo un certo tempo dalla fine del ranno dobbiamo pubblicare il risultato quindi e abbiamo fatto le analisi e a un certo punto abbiamo trovato possibili candidati. Dopodiché abbiamo pubblicato un articolo e tanti di quei candidati che erano un po' piccoli abbiamo semplicemente scritto: erano piccoli li abbiamo buttati via perché non significativi statisticamente, semplicemente perché non avevamo abbastanza risorse, abbastanza tempo per poterli analizzare. Siccome dalla fine di O3 ad oggi comunque c'è stato un bel po' di tempo e abbiamo avuto a disposizione altre risorse, effettivamente abbiamo migliorato il codice, in questo caso è un codice che si chiama di follow up, cioè di rianalisi dei candidati e li stiamo guardando devo dire che al momento non abbiamo trovato nulla di interessante, però effettivamente dopo aver fatto un certo lavoro per migliorare questi codici eccetera, li stiamo rianalizzando, quindi li stiamo analizzando ancora. Considerate che per le ricerche di questi segnali continui eh, sono molto diverse dai transienti, cioè il run è iniziato il 24 maggio, noi non li possiamo analizzare ancora i dati, perché i dati eh, a livello di giorni possono essere analizzati per cercare segnali tipo questi, quelli che durano secondi, minuti, no? ore, ma non possiamo analizzarli per trovare segnali quelli che sono 10 alla meno 26 integrando su un anno, dobbiamo almeno aspettare sei mesi. Quindi abbiamo ancora un pochino di tempo prima di accumulare sei mesi del nuovo RAN per poter fare ancora delle analisi su quelli dietro. Quindi sì, la risposta è sicuramente abbiamo fatto altre analisi, anche trovando in certi casi qualcosa di interessante, l'abbiamo anche pubblicata però diciamo nulla di straordinario nel senso che non abbiamo fatto ecco nuove scoperte questo no in qualche caso di quei questi qui della 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 quale scienza Facendo delle rianalisi è venuto fuori qualche evento in più che prima c'eravamo persi. Però non tanto perché il codice è stato ottimizzato, ma semplicemente perché nella prima fase era stato girato su uno spazio di parametri un po' più piccolo, poi, avendo un po' più di tempo, si è allargato lo spazio dei parametri, sono fatte nuove ricerche e qualche altro segnale è venuto fuori. Considerate anche che ci sono state persone esterne alla nostra collaborazione che hanno rianalizzato i dati e hanno trovato qualche altra cosa rispetto a questi qui. Però diciamo che questi sono talmente tanti che alla fine uno in più e uno in meno eh, non è una cosa talmente straordinaria in caso da doverla diciamo, ecco, ripubblicare. Invece se venisse fuori effettivamente un risultato importante è chiaro che, che lo pubblicheremmo. Quindi in sostanza diciamo che credo che la risposta sia più o meno sì in entrambi i casi, cioè si fanno le cose, si fanno i confronti quando ce lo possiamo permettere. Effettivamente, rianalizziamo dei dati e se poi troviamo qualcosa di interessante lo pubblichiamo. Però al momento, nulla di straordinario. Perfetto. Grazie. E l'ultima è veramente di basso livello. Ma io nel cielo riconosco stelle di sesta magnitudine, ma io geografia terrestre proprio zero. Il fatto che adesso Virgo sia spento e che Agra funzioni: ci si guadagna o ci si perde in termini di, di distanza interferenziale? Se dovessimo triangolare un, un evento preso da tutti. Allora, guarda, in realtà no, la tua domanda non è per R, è, molto è molto valida. Effettivamente il problema, sai qual è? Non è tanto la triangolazione in quanto dove sta Cagra rispetto a Virgo, perché da quel punto di vista è abbastanza simile tra i due laigo e Cagra, e, oppure i due laigo e Virgo. Se ci fosse laigo, Virgo e Cagra sarebbe un bel vantaggio. Cioè effettivamente la localizzazione migliorerebbe di molto. Il problema è che la sensibilità di CAGRA è davvero troppo peggiore. A cioè, questo momento non lo possiamo proprio usare, questo è brutto dirlo così. È importante che siano entrati in misura, però effettivamente la sensibilità è talmente bassa che cioè, di questi 100 che voi vedete qui davanti, la sensibilità di CAGRA è tale che non, non, non ne può vedere nessuno. Lo state svezzando in pratica. Eh? Lo state svezzando. No, eh, non so perché hanno avuto tanti problemi, devo dire magari anche una cosa che qualcuno sa, io sinceramente non so tutti i problemi che hanno avuto, loro hanno voluto fare una scelta molto valida e importante, in realtà sono andati sotterranei perché avevano la, mi la, la miniera, diciamo chiaramente a gratis, però poi hanno avuto a un certo punto un terremoto, un allagamento, cioè hanno avuto veramente tanti problemi. E poi anche la criogenia sugli specchi, che è una cosa importante, però chiaramente è una tecnica un po' nuova. Quindi ovviamente, insomma, poi loro sono molto bravi, e però tra gli eventi, diciamo, atmosferici, il fatto che sono partiti con molto ritardo, la pressione, perché, badate, cioè abbiamo veramente una pressione addosso altissima per sbrigarci, pubblicare, andare avanti. Immaginate loro con Laico che va avanti, Virgo che va avanti, loro che non entrano in misura, cioè loro adesso sono dovuti entrare in misura, anche se la sensibilità è tale che devono sicuramente lavorarci ancora. Io mi aspetto che loro tra un pochino interrompano il run. E si mettono a lavorare per migliorare la sensibilità, perché così com'è non ci si può assolutamente fare nulla. Però effettivamente, potendo fare diciamo, la triangolazione con quattro, sicuramente si, si, eh, si, si ha un bel vantaggio, in sostanza. In, um, ci sta qualche articolo nostro pubblicato proprio? Oppure c'è la figura adesso, magari prenderla è troppo tardi. In cui si vede come si intrecciano insomma tra loro le localizzazioni dei singoli e poi di tre e poi di quattro. Comunque l'incertezza si riduce, quindi sicuramente è un bel vantaggio. Quando avremo anche Lego India sarà ancora meglio, anche perché poi se uno ha una rete. Di 4 o di 5, piuttosto che non di 2 o di 3, la probabilità che in quel momento funzionino bene almeno tre rivelatori, chiaramente più alta. Insomma, se ne hai solamente tre, poi se uno non funziona bene in quel momento, oppure l'evento avviene da una situazione in cui il pattern diciamo che lo rende visibile è basso, perché nella giornata come si vede un certo stesso punto di cielo cambia, chiaramente ci sono momenti in cui si vede meglio, momenti in cui si vede peggio. Per cui magari uno ne ha tre. Dopodiché capita un momento in cui uno non vede bene o non funziona bene e ha perso. Averne 4 o 5 quindi è sicuramente una situazione molto più robusta. Quindi è sicuramente molto conveniente. Ok, Pia, Io ti ringrazio. Intanto, prima di congedare, ricordo agli amici che seguono che per la prossima settimana ci sono due incontri, martedì con Elena Donghia e parliamo del flusso di gas magellanico e giovedì invece comincia il corso con il professore Enrico Di Teodoro sulla via Lattea. Quindi cominciamo a parlare de della via Lattea più intensamente. Pia, detto questo, io... No, come, io vi come ringrazio, di... vedo commenti, grazie a voi per la pazienza, perdonate che sono andata lunga, ma... No, ma guarda, era anche un po' nuova la cosa, no? le prospettive così, diciamo, erano un po' diverso al solito, quindi non avevo fatto le prove. Ma, <ride> ma penso che saremmo rimasti volentieri ancora un po', quindi non, non c'è problema, leggo tanti complimenti che, che ti giro volentieri, che sei meravigliosa, grazie. complimenti, grazie complimenti, insomma, sai. Sai bene, insomma. Grazie tutti, a voi. Tutti, tutti i complimenti che ogni volta ti meriti. Vabbè. Quindi, Va grazie bene. Grazie mille. Speriamo Dio... presto con qualche scoperta importante ancora. Va benissimo. Eh, Va eh, bene. Lo speriamo. Ok, grazie mille ancora. Ciao. Ciao. Grazie. Buonanotte a tutti.